turn my mic up one time. It's very special right here. You look good, baby, show it off. Got your boyfriend pissed off. I know. Quiet, let them hips talk. You look good, gonna show it off. Catch a vibe, then we dip off. Look, I know. Okay, enough with the chat, let me see them hips talk. Promising I'm fluent soon as that waist drop. Whole crew going stupid, we ain't even take shots yet. So pass me that potion. I just got back from the show feeling gorgeous. Now she dancing on me, but I ain't got no dough yet. And as far as I can tell from the Telfar bag, all she missing is the keys to a brand new bag. Girl, call me the hip-hop boozy. Never getting caught up with a groupie. I'd rather be with you, truly. Chilling in a two-seat. Mama, can I slide like two-seat? Nigga, you ain't got it like that. You ain't rocking diamonds. You ain't shining like that. Why they worry about the stack? I've been trying to get a plaque. Now what's up with the talking? Why don't you go ahead throw it back? Hey, quiet, let them hips talk. You look good, baby, show it off. Got your boyfriend pissed off. I know. Quiet, let them hips talk. You look good, gonna show it off. Catch a vibe, then we dip off. Look, I know. Quiet, let them hips talk. You look good, baby. I know. Quiet, let them hips talk. Then we dip out. I know. Find my groove. Feel like I gotta bust my move. Stop acting uptight, get loose. I'm feeling alright, let's do it. Feel like I'm gonna lose my mind. This world too cruel sometimes. People act too cool sometimes. Like I got them fools sometimes. Racism tryna hold you down. Sexism tryna hold you down. All the haters wanna hold you down. Not right here, not right now. Sanctuary, free your mind. Share the love, feel divine. Sanctuary, free your mind, share the love, feel divine. Everything's gonna be alright. You don't have to worry. You know we can do whatever we like. Ain't gotta hurt nobody. You know everything's gonna be alright. You don't have to worry. You know. Better when the love is action. I don't give a fuck about they reaction. Better when I be myself. Only way to free myself is to see myself as a king. Lie about living the dream.
get lost, turn off the screen. Sometimes just wanna scream shit. Avoid the poison things, yeah. It's not the finer things, yeah. Those things don't mean a thing, yeah. Them things just ain't for me, yeah. Without love, we all here for no reason. Without love, it's all here just because. Sanctuary. Everything's gonna be alright. You don't have to worry. You know, we can feel whatever we like. Ain't gotta hurt nobody. You know, everything's gonna be alright. You don't have to worry. You know.
just getting home this evening. Ain't no need for that fussing, carrying on, yeah. Can't we all sit alone this evening? Every time I call, you don't answer the phone. Just a little bit of family dysfunction. We all got it. We all got it. Hey, just a little bit of family dysfunction. We all got it. We all got it. Before hey. You was in the picture, I love you like I got it. Got a soul like your daddy. Got a smile like your mama. Throwing shade like all of my uncles playing spades like tears in my eyes when we play fight. Quit all that acting out, keep the charade tight. Holidays came, we play the game up at our place. How many whips can we fit up in this driveway? How many ribs can I get on top of my plate? How many gifts did you get this year? I wait. Round the time my father stopped living up where I stay. Every Friday, 45 minutes on the highway. Lisa get the trip and when the liquor in the system, all anyone would ever say was drive safe. I hate y'all, but don't judge it, cause I'ma hold you down when others are hold grudges. And we ain't gotta explain it to people that don't love us. The blues is more better, the food is more butter. You know we just imitate what the parents show. The bad habits, the trust issues, the marriage woes, we inherit those. Until the day we have some kids of our very own, and we pass it all down like a herringbone. Can't we just get along this evening? Ain't no need for that fussing and carrying on, yeah. Can't we all sing a song this evening? Every time I call, you don't answer the phone. Just a little bit of family dysfunction. We all got it, we all got it. Hey, just a little bit of family dysfunction. We all got it, we all got it. Signori, con un volume più accettabile, così mi sentite. Ah! Le sub! Quando ti dimentichi del musicassonetto e scopri solo ora che c'era, mi sa che vado a farmi una vacanza spirituale e mentale. Ci si vede dall'altra parte, fellas. Alex, grazie mille per la sub super. E anche Mafe! Esatto, esattamente quello che pensavo anch'io. Grazie mille delle sub, benvenuti ragazzi, benvenuti. Un altro musicassonetto è qui tra noi. Giubilo, grande lode. Buonasera a tutti quanti. Vedo comunque un ospite qua che scrive anche in chat. E questo è bene, questo è molto bene. Buonasera Ire, buonasera ai miei tre moschettieri che sono qui dalle 6 del mattino. Quindi buonasera a Fes, buonasera a Solere, buonasera a Tuono. Benvenuti. Ah, c'è anche Yosu. Anche Yosu era abbastanza in anticipo oggi. Molto bene, molto bene. C'è Forever, c'è Alessio, c'è Gesù. Ah, che bello. Ah, che bello, quanta gente. Chi c'è? C'è Makos. C'è un certo Loci che non so di sì. C'è il signor Orfino. C'è il signor Orfino. C'è. Prossimo gol. Adesso lo mettiamo, ragazzi. Adesso lo mettiamo il prossimo gol. Lo andiamo a mettere adesso. Guardate, ragazzi. Facciamo rapidi, ok? Non deve stare qui. Ok, deve stare qua. Streamlabs. Ok. Qui abbiamo un ospite che ci fa vedere una Nintendo Switch nuova che è stata gentilmente donata dal buon Quinto. Il prossimo gol è del Chievo, ma spero di no.
frutto delle donazioni. Stasera Lefto Real Causa RP su GTA. Mi piace un botto non partecipare stasera, ma è andata così. Buona serata e blastate tutto. Faremo così. Faremo così. È andato a rubarla dai ladri? Lo spero per loro. Lo spero per loro, sti grandissimi. Benissimo, benissimo. Oh, attenzione, c'è un primo gnomo. Benissimo, è arrivato il primo gnomo. Allora. All widgets, cambiamo donation goal. Lo cambiamo, ma non solo, lo finiamo. Basta. Ok, perché dobbiamo rimettere il sub goal. Che è un'altra roba. Dual è il sub goal. Eccolo qua il sub goal. Vardlui. Perfetto. Copiamo. Perfetto. Questo lo cambiamo con lui. Eccolo qua. Abbiamo rimesso il donation goal, il sub goal per giocare a Dark Souls. Ok? Ce l'abbiamo. Signor Carreri, buonasera. Manu terrificante che spacca le teste a colpi di capriole. È vero, ragazzi, è assolutamente vero. Cioè, non so come dirvelo. Voi la vedete tutta carina, pucciosa, coccolosa. E invece ti fa la capriola in testa. Hai ragione. Non sfidatela. Prossimo traguardo donazioni live sulla tomba della Thatcher. Esatto, ballando, però. No. Si scherza. C'è un sacco di gente, ma fatemi vedere anche in chat pezzi di schifo. Fate ciao Gabbo. Dai, su. Rapidi, lo vedo che c'è anche Fes. Chi è? Un follow. Laili, grazie mille per il follow. Leggi, sì, è vero, dobbiamo fare anche un'altra roba, ma adesso lo facciamo quando lo introduciamo. Jacopo Hunter, che belli che siete. Oggi giornata impegnativa, ma mai quanto il musica sonetto a tema videogiochi, ragazzi. Questa volta so che sembra incredibile, ma non andremo in ordine casuale, andremo nell'ordine in cui i pezzi sono stati suggeriti. Ok? Questa volta sì, per problemi tecnici, quindi va bene così. Però a questo punto io farei una roba molto intelligente, direi al nostro signor Loci di sbloccarsi il microfono. 1, 2, 3, prova. Sì, è qua, signore e signori, direttamente da una terra in cui si vive di pane e picchiaduro, signore e signori, il buon Loci. Buonasera, salutiamolo il nostro Loci. Come va? Come stai? Come è andata la giornata? Anche oggi una giornata di grind su Tekken. Questo obiettivo, questo prossimo Poggen non si vince da solo, quindi... Hai ragione. Il Poggen non si vince da solo, ma si vince prendendo a sberle gli altri giocatori, come è successo sabato, tra l'altro. Soprattutto con le BM. Soprattutto di BM. Gianandrea, è vero, hai anche eliminato Gianandrea. Attenzione, ciao Gianandrea, che ci segue sempre da casa, che è iscritto al mio canale da 47 mesi tipo. E noi comunque lo dissiamo così. Che bello dissare Gianandrea, è proprio una roba che mi viene naturalissima. E bene, signor Loci, tu hai... Infatti c'è già in chat. Ciao Gian. Siamo partiti ai 2000 all'ora, signore e signori. Ciao Gian Andrea. Ti ho visto in finale del Poggen di... Guilty... Ah no, scusa. Ah no. Perché poi dopo me le ridà tutte, perché la notte poi dopo mi viene a trovare su Tekken e me le dà di brutto. Che cazzo.
cazzo hanno detto di me queste due merde? In realtà niente, stavamo dicendo che su Guilty Gear sei stato eliminato. Ma cos'era, il Loser Final? È stato eliminato? Sì. Il Loser Final, però al Poggen di Tekken ci sarà modo per recuperare. Considerando che secondo me lui ha ideato il Poggen solamente per arrivare a quello di Tekken e spaccare il culo a tutti. Probabile. Ci può stare. Ci sta assolutamente. Va che faccio rispedire il tuo regalo. No, maestro, no, il mio regalo no, la prego. Lasci che le... non lo so, che le chieda scusa, le prego, per favore. Allora, c'era la webcam qua che era tutta storta. Stiamo uccidendo l'Oci a suon di risate. E questo è sempre la cosa giusta. Ok, bene. Arrivati a questo punto, mm-hmm. Direi che possiamo far partire il musicassonetto. Oh, yes. Le regole sono sempre le stesse, signore e signori, sono sempre le stesse. Due pezzi a testa messi sul server Discord della Procenaia. Facciamo una bellissima playlist. Di solito le ascoltiamo in ordine casuale, ma quando ci sono i problemi tecnici le ascoltiamo in ordine in cui sono state postate. Quindi stasera si fa così. Signor Loci, lei ha la playlist aperta? Sì, ce l'ho qui di fianco. È pronto a premere sul primo pezzo? Sì. Ok, allora io direi che in tre... faccio un piccolo countdown e poi si parte. Quindi 3, 2, 1 e olè. Ok. Partiamo con i pirati, Sea of Thieves, certo. Ecco, Sea of Thieves ne ho sentito parlare un sacco, ma mi manca proprio. Non l'ho mai giocato. È un gioco molto divertente. È uno di quelli che giocati in compagnia. Ti spacchi? Sì. Ok, ma infatti l'ha postato la nostra Franci, che a quanto pare sta già piangendo, e questo è male, cioè noi non vogliamo la tristezza in questo modo. E tra l'altro, piccola parentesi, se vi piacciono i pirati e vi piace giocare di ruolo, vi ricordo che questo fine settimana c'è il GDR Weekend sul mio canale, quindi venite a giocare, perché c'è anche una campagna a tema Sea of Thieves, ok? Cioè Seventh Sea, ecco. Seventh Sea. E quindi venite rapidi, venite a giocare. ecco. Ma tutto molto bello, ma io e la musica piratesca abbiamo un pessimo rapporto. Ah sì? Sì, non hai il boccale in mano? No, ho un microfono in mano, se va lo stesso. E in più, ho anche la mia bellissima bottiglietta d'acqua. No, siamo sul salutista, niente grog, niente tesori da rubare. Sono i pirati a non avere un buon rapporto con te, allora. Guarda qua, cioè due sobri, ok? Cosa bevono la sera mentre ascoltano musica da pirata? Acqua. I peggiori ragazzi. Bravi ragazzi. Tutto quello che non mettiamo in alcol lo mettiamo in essere salati quando si gioca contro gli amici. Sì. È per quello che beviamo tanta acqua, perché il sale deve asciugarsi. Esatto. Ti è andato avanti il pezzo? Sì. Sei su Can't Slow Me Down? Esatto, sì. Oh, ecco. Ah, questo qua è il pezzo del nuovo corto di Valorant. Molto bello. Mamma Riot ha un grandissimo rapporto con la musica. Mm-hmm, vero. Cioè, tra Die For You o altre robe del genere, sono uscite una quantità di bombe atomiche. ci sta. Ma poi è bello quando saltano fuori queste cose che te le ascolti anche tranquillamente in macchina, cose così, no? Sì. Tanta roba. Musica che non è solo nerdosa, ma è anche socialmente accettabile. Così puoi essere nerd anche con i tuoi amici un po' più alla moda. Esatto. Quelli che non ti guardano storto quando gli dici di passarti il cavo.
Quindi di solito quello che chiede sempre di ricevere il cavo è quello che sta dietro in macchina, chiuso in un angolo. Ragazzi, vi prego, mi potete dare il cavo? Ne ho solo una, per favore. Solo una che dura 20 minuti ed è una suite dei Dream Theater. Esatto. Ma chi è l'ospite di stasera, Gabbo? Signore e signori, questa sera qui con noi il buon Loci, che sta già ballando, quindi è già entrato nel mood della serata. Loci, io lascio la presentazione a lei. Sì, allora, mi chiamo Loci, ho vinto il Poggen. Vabbè. No, vabbè, allora, sono uno streamer qua su Twitch, posto video anche su YouTube, tratto solamente picchiaduro praticamente, è il mio pane quotidiano, di recente mi sto mettendo sotto su Tekken, proprio in preparazione al prossimo Poggen, e nulla, questo un po' riassume un po' tutto quello che faccio su Twitch, perché sarò monotematico, come potete notare anche dalla challenge che ho qua dietro, ma... almeno mi concentro su un qualcosa in cui potete affidarvi. Ecco, giusto, giusto. Mi chiamo Loci o Rotto Gian, dicono in chat. Non fatevelo salare, ragazzi, che sennò mi spezza Tech. Ah, ma tanto lo sappiamo che sarà così, perché anche io faccio il bullo, ma la prima volta che lo incontrerò a qualche picchiaduro mi fa tubo così. Tutte te ne va. Ah, ma questa io la conosco. Ma questa tutti quanti la conosciamo. Sono stato cocomollato, oh no. Sei stato mirror cocomallato. Sto Mario Kart Wii, assolutamente, assolutamente. E sì, Chubb, per mettere i pezzi un po' tardi, perché li mettiamo nei giorni prima, abbiamo chiuso le proposte... qualcosa come 12 ore fa, abbiamo chiuso oggi pomeriggio, tipo una roba così, però sì, puoi venirle a mettere seguendo il link social. Ci sono tutti i social, puoi trovare Instagram, Telegram, Discord e Twitter, quindi venite, siete i benvenuti. Bravo, bravo Chubb, entra nel Discord, bravissimo. Le mie le hai messe alla fine? Sì, le abbiamo messe le tue. Le abbiamo messe perché sei... molto bene. Moro su Twitch, buonasera, benvenuto, visto che hai lasciato il follow ben un'ora fa. Quindi, benvenuto. Twitter, da quando sei una ragazzina edgy? Io sono sempre stata una ragazzina edgy. Altre domande? Però direi che oltre al cocomol possiamo andarla avanti, vero? Facciamo un 3, 2, 1... Un peccato, perché Coconut Mall è tipo bellissima di base, ma ormai è rovinata dal meme, capito? Che è più o meno tutto quello che succede quando qualcosa diventa famoso su internet. Purtroppo sì. Lo usano, lo usano, lo usano e lo usano finché non diventa noioso. Sì. Ma sì, è un po' il destino dei meme, è come le rockstar che bruciano in fretta di grande splendore, però poi... Così. Questo è instant, però. Oh, sì. Questa, raga, Crest of Flames, de che è? De che è? Voi che non conoscete? Conosco. Non, amici nerd, ditemi che cos'è. Però ce l'ha. Fire Emblem. Oh, okay. Ok, che quindi è sempre Mamma Nintendo. Mamma Nintendo oggi va vittoriosa. Ho visto un sacco di pezzi della Nintendo, e poi c'era il bot di Twitch che mi red flaggava dannati scozzesi. Ma no, ma perché? Giusto. giusto, ma solamente perché c'è la parola scozzesi e noi non parliamo di scozzesi. Esatto. Hanno rovinato la Scozia. Esatto. Bello anche Fire Emblem, molto bello, ma io a questo punto dico 3, 2, 1. Ok. Oh! Ah, certo, ok, chiarissimo. Qualcuno ha detto meme? Esatto. Ecco, questo è anche un...
un ottimo modo di trovare le canzoni della Nintendo su Spotify. Ci sono dei canali che in pratica fanno le cover e le rimettono su Spotify, quindi se cercate se può fa. Ci sta. E io con Animal Crossing mi sto infognando di brutto in questo periodo. Sì? Sì, perché hanno rubato la Switch alla mia ragazza. L'ho saputo. Appunto. Merda. Sì. E quindi l'abbiamo riscaricato sulla mia Switch. E quindi sto guardando tutto quanto, come si fa. E quindi la sera, prima di andare a dormire, si vanno a fare tutti i task più scemi, quindi si va a pescare, quindi si va a raccogliere, si va a fare il minatore, si va a mettere tutto il possibile, ed è super soddisfacente prima di andare a dormire. Ti mette nel mood giusto, diciamo. Sì, e poi è super chill, super rilassante. Tu ce l'hai? L'hai giocato Animal Crossing? Allora, devi sapere che la mia storia con Animal Crossing è: ho mangiato vivo quando ero bambino quello del GameCube. Ok. Ma veramente lo giocavo tantissimo. Credo sia stato il terzo gioco con più ore in assoluto che avevo. Wow. E l'ho giocato talmente tanto che non l'ho mai più giocato. Non ce la facevo più, probabilmente, non lo so. Hai ricevuto un trauma da troppe ore su Animal Crossing. Sì. Giustissimo. A me una roba del genere. FIFA 14. Non riesco quasi più a toccare un FIFA. FIFA 14 avevo qualcosa come 800 ore. Madonna! Sì, perché ovviamente l'ho giocato fino al 2016. Ho giocato per 14 anni. Esatto. E poi ben capire che comunque il mio cervello a un certo punto abbia detto: senti, no. Giusto. Basta. Così basta, grazie. Qui chiedono delle barbabietole. Barbabietole, abbiamo una stanza piena di barbabietole. Le rape, ragazzi. Io posso sbagliare che sono nuovo, ma voi dalla chat, ragazzi. E basta. Mamma mia, e poi effettivamente questo discorso delle rape, eccetera, mi è venuto in mente quando all'inizio, perché ovviamente leggevi, che so, su Facebook o cose del genere, gente che aveva appena comprato il gioco, e io ricordo questo contrabbando assoluto di rape appena il gioco era appena uscito, tipo... Dove la mia home era diventata tutta post di gente che diceva: ragazzi, c'ho le rape, venite per favore. Sì, venite a me, sì, perché oltretutto si mettono d'accordo su dove vendere le rape. Assurdo. Sì, è terribile il mercato nero, cioè Bitcoin chi? Bitcoin che? Minatori di rape. Esatto, minatori di rape, ragazzi. L'unica cosa da fare: passa al lato oscuro, fatti la tua isola. In realtà è in programma. Ok. E poi, sempre parlando di Mamma Riot. Eh sì. Sempre parlando di Riot, e non so, ovviamente non c'entra niente, però l'abbiamo vista tutti Arcane? Allora, in verità io ancora non l'ho visto. Ok. Questo è male, questo è Remedialoci. No, è verissimo. Ce l'ho lì, c'ho tipo la bacheca qua di fianco, e letteralmente la prima cosa che c'è scritto è: guarda Arcane. Prima o poi ci arriverò. Giusto. Perché mi è venuto in mente, mi è sembrato di aver visto uno dei personaggi qua nella copertina del singolo, diciamo, ma non lo so bene perché non conosco. Io conosco solamente Arcane del mondo di League of Legends. Questi, quelli che vedo, sono Lee Sin e Ashe, credo. Che non so se ci sono in Arcane, perché non ho visto invece io Arcane. Non ci sono. Ok. Questo glielo posso dire io. Perfetto. Missione compiuta, abbiamo catturato Gabbo. Esatto. Sì, su Animal Crossing. Tra un po' Gabbo che streama Animal Crossing. Questo non lo so. Non lo so, cioè dovrei partire da zero, è una roba un po'... Cioè, ci sono un sacco di streamer che hanno queste isole enormi, sembrano abbiano comprato la Sardegna e l'abbiano fatta a modi Animal Crossing. Con calma. Già devo trovare il tempo di streamare Outlast venerdì con qualcuno che mi fa la guida. Sì. Outlast... Ma in realtà l'ho giocato durante le 12 ore. Ok.
E a parte ovviamente lo scachezio iniziale del oh mio Dio, c'è un tipo molto brutto con le labbra screpolate, a parte quello, un po' era il fatto che avevo la chat che mi teneva compagnia, un po' il fatto che ci fosse Manu, però a un certo punto poi c'erano i due tipi col pisello di fuori che dicevano lo uccidiamo, lo uccidiamo. Non puoi fare, hai pisello di fuori. Non è proprio il momento migliore, ecco. E quindi non so, adesso dobbiamo vedere un attimino, venerdì lo continuiamo e vediamo se la buttiamo in meme o se riesce a farmi cacare addosso. Vediamo, vediamo. Dai, allora facciamo un bel 3 2 1. Vabbè, qua classicone, qua è un po' come mettere, che ne so, Nino D'Angelo, Skyrim Nino D'Angelo dei videogiochi, non è quello il paragone? Sai cosa? È tipo, è presente quando vai nei negozi dove devi, che so, devi comprare una nuova chitarra o cose del genere, che hanno la ban list delle canzoni che non puoi suonare perché troppe volte le hanno suonate. Sì. Però non siamo lì, diciamo. E infatti in chat scrivono Nino D'Angeon. Vabbè. Oh, grazie Rialox, potresti aver vinto il premio morale del musicassonetto di stasera, guarda. Non male. Sì, è un po' Wonderwall alla fine. Wonderwall, esatto. Della musica di videogiochi. O l'intro di Stairway to Heaven ma suonato male. Pimpo. È vero, chiamano anche l'angolino di Manu su Animal Crossing. Fess. Ok. Bene, bene, bene. Ho anche Sweet Child of Mine. Mamma mia. Basta, per favore, basta. C'era il bassista del mio gruppo, che quando entrammo in sala prove prendeva il jack, attaccava il basso, attaccava l'ampli e poi faceva sempre la cazzo di intro di Sweet Child of Mine al basso. Quando entra fa passo giusto per un saluto rapido. Buona serata a tutti. Scoggi, grazie mille per la sub per il quinto mese. Anche un rapido saluto noi l'accettiamo. Ed è una di quelle robe che comunque ti traumatizza, perché ogni volta che la senti ti viene in mente quello e tu sei lì che stai aiutando il batterista a montare i piatti. Sì. E nel frattempo lui col jack attaccato. E tu sei tentato di lanciargli un piatto, ma tipo il cattivo di 007, no? Quello col cappello con la lama. Sì, sì, sì. Ecco. E a questo punto, visto che questi qua vanno avanti a cantare le canzoni di chiesa ancora per 2 minuti... Direi che possiamo fare. Ah, ma io ancora non mi ero riabbonato. Stupid, mi rimedio. Ora. Io sono un grande fan della persona che ha proposto questa canzone. Sono un fan della persona. Della persona. Ok. Anche di loro che l'hanno fatta, ma più della persona che l'ha proposta. Giusto, giusto. Perché sono andato in fissa con questa canzone per 2 mesi. E okay, non ho ascoltato nient'altro. Non sto scherzando. Di cos'è? Di Devil May Cry? Devil May Cry 5. Okay. È fuori di testa sta canzone. Ho sentito che ha una colonna sonora folle. Sì, assolutamente sì. E infatti è Forever. È malato, malato. Bellissimo. È Forever in chat che ti dice: oh, mio fratello. Mio fratello. Oh, no, yeah. È troppo. Madonna, che cafonata comunque. Ah, aspetta, deve ancora partire. Ma un po'. Guarda quanto è bello. Rave Got. Sì. No? È presente tipo quel video super old school della gente got che si mette a ballare? Sotto il ponte. E tra l'altro c'è... in Overwatch c'è un personaggio che come Dance Emote... ha proprio quel video. C'è lei che balla tutta così. Se la cercate, è Moira. È la Dance Emote di Moira. Poesia. Poesia. Sta canzone è veramente incredibile. Mamma mia. Che poi,
non è solo questa, capito? Cioè uno dice vabbè, magari ha tirato fuori il pezzone, le altre invece sono un po' così. Questa è estremamente bella, ma anche le altre sono molto belle. Ma sempre della colonna sonora? Sempre di David McCray. Di Edwards. Ah, ma vabbè, c'è Buried Alive poi. Oh, Buried Alive è sempre dello stesso gioco? Oh, ok. E poi riparte. Ah, non si sente neanche la musica, scusate raga, aspettate, facciamo così. Ok, così è molto meglio, perché ho abbassato io il volume del dell'audio delle mie cuffie. Non vi preoccupate, ho fatto tutto, state apposta, state apposta, andate a giocare, bambini, andate. Andate, bambini. Oh, per parte il ritornello. Madonna. Sì, ci piace la caponata, ma ci piace anche quando Akatsune si iscrive per 19 mesi. Ancora io non mi ero riabbonato. Stupid me, rimedio. Sono totalmente d'accordo sullo stupid you. Bravo Akatsune. C'è un bel rapporto di amore tra me e i membri della mia chat. Stupid bastardo. No, solamente Alessio e Akatsune. Giovatta mamma, rabbo. Beh, bene, fantastico. Ma anche qui stanno a fare sto rave per altri 3 minuti. Quindi facciamo 3, 2, 1. Let's go. Speravo fosse tutto così il resto della live con Devil Trigger. Tipo Devil Trigger in loop per 3 ore. Ah, questa è molto bella, Devil May Cry 5. Devo dire, ah, ma questa è quella che hai ascoltato per tipo 3 mesi. Eh sì, è quella. Ti ricordi quella volta che te ne parlavo? Già, me ne ricordo come se fosse stato 20 minuti fa. Ok, allora, la team song di Virgil va bene. Posso dire che Final Fantasy XV non mi è piaciuto per quasi niente. Quasi per niente, non so parlare, ragazzi. Vorrei dire la mia, ma non ho per niente giocato un Final Fantasy. L'ultimo Final Fantasy che ho giocato è stato il 13 per 10 minuti. Quindi non lo conto, quindi il 10-2. Il 13 per 10 minuti mi piace. Anche io. Adesso che ci penso. Però senza quei 10 minuti di Final Fantasy 13. Ok. Manco li hai skippati proprio. Allora, no, non è vero, il 12. Il 12 ho giocato. Il 12 l'ho giocato e l'ho anche platinato. Merda. Ah, ma aspetta, il 12 era quello che aveva introdotto per la prima volta il combattimento diverso. Yes. Ok, no, allora sì, è il 12 anche per me. Allora, sì, sì, sì. Vero, ok, vero. Ok. Perché in effetti... non mi è dispiaciuto il cambio di combattimento in Final Fantasy. Final Fantasy, come cazzo lo vogliamo chiamare? Vaffanculo. Non mi è piaciuto il cambio. No, cioè, non mi è dispiaciuto il cambio di stile di combattimento. Sì, sì. Secondo me, il 12 era un grosso tentativo di modificare la struttura del gioco. Però si sono dimenticati della trama. E quindi non c'è una trama, cioè ah, c'è il cattivo e basta e lo vai a menare. Se tutto Final Fantasy 15 la pubblicità. Ah, ok, allora fermiamo tutto quanto e aspettiamo che torni la musica anche al buon Loci. Discutere di Final Fantasy è sempre entrare in un campo minato senza metal detector, secondo me. Io credo che ci siano dei pareri abbastanza unificati su tante cose di Final Fantasy. Che il 13 sia una cagata pazzesca, l'aula annuisce in maniera silenziosa. Non c'è niente da aggiungere. Esatto. A me il 10-2 non è dispiaciuto. Sarà che avevo la guida e ero ancora un ragazzino di... boh, avevo 12 anni, 13 anni. Ah, scusami, è partita... One Winged Angel? Sì. Oh. 6, 7, 8,
9, eccetera. Sì, sì, ma anche se sono un pochino più avanti non cambia niente, tanto poi la prossima ci arriviamo saltando a pie pari. Parlando invece di bei Final Fantasy. Ecco, ecco. Final Fantasy preferito? 9. Ok, ok. Risposta che rientra nella gamma di risposte accettabili. Mi piace, mi piace. Io 9, secondo sarebbe il 7. Ok, il 7 non l'ho mai giocato. Ma va? Mai? So che è una grossa mancanza, ma ho perso il cuore sull'8. Ok, ok. L'8, mi ricordo che c'era questo sistema di junction complicato da morire. Difficilissimo. Guarda, l'8 veramente è tipo quel capitolo che o lo ami o lo odi, non c'è la via di mezzo. Sentendo anche i pareri di tante persone, cioè non ho mai sentito una persona dirmi: per me l'8 è ok, niente di bene. È tipo: oh mio Dio, che schifo, come osi. Oh, ma non ti fate un vero Final Fantasy. Oppure un sì, è il mio preferito di sempre, tipo l'unico che aspetto. Quello sarebbe figo se ci fosse un mezzo remake, remaster, così, per il... sperando che non gli riservino il trattamento Final Fantasy VII. Nel senso che non ti è piaciuto il modo in cui stanno trattando il remake? Ma più che altro per... non è che non mi piace come lo stanno trattando, è che l'hanno cambiato, è un altro gioco, è un reboot. Okay. Ci sta, sì. Cioè, magari poi viene fuori una roba figa, però non lo so, sono molto legato anche alla trama dell'8. Mi ricordo quando ho finito l'8, avevo tutti i personaggi a livello 100. Avevo tipo 14-15 anni, avevo una mini guida e mi scambiavo le informazioni con i miei amici. E comunque c'erano dei boss che mi prendevano e mi suonavano davvero... quello sempre. Come una cornamusa, tipo Omega e Ultima Weapon. Non mi ricordo mai quale delle due è più forte. Ultima, mi sembra. Ultima, che semplicemente se arrivavi e non avevi i medaglioni che ti rendevano immune per 3 turni a qualunque cosa, ti prendeva e ti usava per pulire il terreno. Sì, lo straccio proprio. Esatto, e diventavi il mocio del castello di Artemisia. Il post game, questa canzone è assurda. Dicevi, scusa? Questa canzone è proprio assurda, però. Cioè, è proprio... non lo so, dovessi pensare tipo a un inno di Final Fantasy, mi verrebbe in mente questa canzone per forza. Perché è troppo... troppo importante come canzone, non so come spiegare. Sì, per me come inno di Final Fantasy potrebbe essere... questa... To Zanarkand? Merda, sì. Quella sì, oppure stando all'8, la musica che si sente quando arriva Idea. Non ce l'ho presente in questo momento. Poi dopo ce la ciccichiamo noi. Okay. Figo Sephiroth, ma 3 2 1 raga, che ma c'è solo Final Fantasy stasera? Cioè, avete deciso, avete fatto un takeover. Ecco, il 14 è un gioco che proprio non ho mai visto, manco per sbaglio, cioè non mi è mai capitato nemmeno di vedere del gameplay o cose, ma ho un collega di lavoro, saluto Paolo, che è da quando praticamente lavoriamo insieme che sta cercando di tirarmi in mezzo a Final Fantasy, perché è un gioco che a quanto pare... io ho sempre paura a prendere in mano gli MMORPG, perché sapendo in passato di averci passato tempo, so che posso ricadere in questa trappola di nuovo, diciamo. E quindi per evitare di diventare un vegetale completo... Sì, guarda, io faccio fatica. L'ultima volta che ho giocato un MORPG, si parla di World of Warcraft. Classico. Si parla dell'espansione dopo Pandaria. Ah, ok, comunque abbastanza avanti. Cioè, ci ho passato mi sono comprato tutte le espansioni post
Prato for the Lich King. Sì. Ci ho passato un mese in cui ogni momento in cui non stavo lavorando stavo giocando a quello. E finito sì. il mensile, ho detto ok, basta. Hai capito? Cioè, tu hai avuto la forza di dire basta. È proprio quella la cosa, però il problema, cioè, che ci sono altrettante persone, anzi molte più persone, che non ce la fanno e quindi rimangono praticamente inglobati in questo mondo. Esatto, è una trappola. Sì, sì, sì. Poi è bellissimo, perché è bellissimo, però merda, cioè non hai più vita veramente. Ma no, è proprio quello il fatto, perché tu inizi a giocarlo e poi ti ritrovi alle 2 di notte a dire cazzo, ma non ho sonno, devo farmare ancora un paio d'ore, ma tra 3 ore sono in piedi. Esatto. Però c'è la gilda, no, niente, vabbè, devo rimanere. Figura di merda con la gilda, no? Esatto. Va bene, bravi anche loro di Final Fantasy XIV, ma 3, 2, 1... Transistor? Questo non conosco. Questo io non conosco, Transistor? Ho cercato transistor su Google e giustamente che cosa mi trova? E il transistor. Il componente, il transistor. Beh, vado. Che cazzo ti aspettavi da cercare da Google transistor? Che tiro io, ovviamente. Sarà un indie, un'avventurina indie, secondo me. Un RPG a tema sci-fi indie. Ok. Bellina la qualche povera immagine di transistor videogame, però io non farò l'errore di non specificare di che cosa si tratta. Transistor videogame, ecco. Ah, lo avevano regalato qualche tempo fa su Epic. No, io non l'ho preso, mannaggia. Ah, è tipo stile di combattimento di XCOM, mi sembra di vedere. Ok. Allora, meno male che non l'ho scaricato. Che... No, nel senso... Esatto. No, cioè... non è il mio tipo di giochi, purtroppo. No, ma è la lotta eterna tra me e mio fratello, anche. Perché lui... Cioè, ti giuro, se guardo il suo profilo Steam, capisco subito che cosa ha comprato lui e che cosa ho comprato io, perché dividiamo il profilo Steam. E c'è okay. Civilization 3, 4, 5, 6, Football Manager, Spararsi nelle balle Simulator 2022, e capisci che quelli sono i giochi che ha comprato lui. E poi ci sono tutti gli altri giochi un po' più giocabili e che ti divertono e non ti annoiano, che sono quelli che ho scaricato io. Dici, i giochi belli della libreria sono i miei, giusto? Esatto, esatto. Sono, io sono qui col mio boccale ricolmo di acqua naturale, ma questo gioco mi diverte. Decantando. Ah, questa è guizza. Come tutti gli intenditori di videogiochi, esattamente. Bello in Circles, molto bello, ma ti dico 3, 2, 1... Metal Gear Rising. Oddio, ok, ok, preparati al bangerone definitivo. Oh, ok, ok, io sono prontissimo. Allora, l'ho giocato. Non l'ho mega sfondato, platinato, robe del genere. L'ho trovato divertente. Madonna, ma che è sto doppio pedale? Ma che è sta cafonata? Ma che hanno messo i Deathclaw che hanno messo alla colonna sonora di sto gioco? Io me lo ricordo che questo gioco, quando era stato rilasciato, era tipo percepito, perché giustamente cosa succede? Prendi il nome Metal Gear, ti aspetti un certo tipo di gioco, no? Poi dopo salta fuori Metal Gear Rising e dici, non è assolutamente quello che mi aspettavo, wow. Poi parte sta canzone e basta, non capisci più un cazzo. Ma in effetti è un po' quello il fatto... Ti aspetti tutt'altro quando inizi a giocarlo. Io già sì. Sapevo a che cosa stavo andando incontro, perché me l'aveva dato già l'Andrea, me l'aveva dato il gioco. Ah, merda, ok.
si parla di secoli fa. Sì, non so se lo sai, ma io già eravamo in corso insieme da... media. Quindi, sì, sì, sì. Ed è, per voi della chat, un gioco che non esiterei a definire nutelloso. Chi ha seguito le live e sa un pochino di lore sa benissimo che questo è un gioco nutelloso, dove per nutelloso, Loci, ok, intendo quei giochi che ti fanno sentire tarro o quella musica che ti fa sentire tamarro e forte quando hai 13 anni. Ok. Ok, quella roba, okay, che adesso la guardi e fai un po'... Ok. Però è quella roba un po' da tamarro. Non sono ancora uscito dalla fase, allora. Pulisciti un pochino solo perché c'hai un po' di Nutella che ti... sulla felpa. Ma cazzo. Quello è il concetto di nutelloso, ok? E se la chat vuole condividere i propri ricordi nutellosi, noi lo apprezziamo, mentre io faccio un 3, 2, 1. When the sun has begun to go down, you don't wanna get stuck outside. Oh, ok. Come Asura's Wrath, nutellosissimo. Yes, ragazzi, avete proprio capito. Tra l'altro, di Asura's Wrath, io mi ricordo il fantomatico DLC in cui si giocava Street Fighter dentro Asura's Wrath. Come, scusa? C'era un DLC dove giocavi contro personaggi di Street Fighter e proprio aveva la visione in 2D con tutta la UI di Street Fighter e tu usavi Asura. Ma dai, una cosa incredibile veramente. Ma che, cioè, io ho visto che di Asura's Wrath sono usciti diversi DLC che contenevano anche degli episodi per completare la trama, se non sbaglio. Mm-hmm. Non è male come gioco, più che altro a me piacciono queste trame un po' catastrofiche che, okay, pare che crepino tutti e poi rimangono solo in due a combattere, quindi, okay, vedi, che ne so, Devil May Cry Baby o Drakengard o Nier, ok, certo, certo. Queste robe assurde, però non l'ho mai giocato. C'è su Steam? Vabbè, non credo che ci sia su Steam. Non penso, non è penso. Una roba un po' vecchiotta. Mi darò un'occhiata, nessuno sta guardando, sta andando a cercare sulla strada. Bello, molto bello, ma per me possiamo fare a 3, a 2, a 1, Namo. Ok, qua siamo in zona in zona Gian. Sì, esatto. Asura's... ah no, c'è, ma va, fammi vedere se è lui. No, ok, non è quello. Asura... no, non c'è. Ah, infatti. No, ci sono altri. C'è un Asura Girls che, a giudicare dalla thumbnail, non è un gioco che posso far vedere su Twitch. A posto così, grazie. Sì, sì, sì. Si intravedevano puppe, ho detto grazie, ma no grazie. Vabbè. No, questo. Tu l'hai visto Vox Machina? Non ancora. Ok, io sono a metà. Figo, molto figo. E poi, vabbè, ovviamente. Momento pubblicità obbligatorio per il buon Gino, che ha fatto un ottimo lavoro. Quindi, molto bravo. Molto bravo Gino, che ha adattato tutto quanto in maniera fantastica. Non lo devo recuperare assolutamente. Sì, più che altro le puntate sono anche abbastanza corte, quindi non devi starci dietro 10.000 ore. Se non sbaglio sono puntate da 20 o 30 minuti. Ok, ci sta allora. 20 minuti a puntata. Una puntata di Dragon Ball mentre pranzavi, in pratica. Esatto, infatti lo guardavo mentre mangiavo. Adesso però ho smesso di mangiare, quindi non lo guardo più.
Ho smesso di mangiare, però continuo a guardare Dragon Ball. Esatto, esatto. Guardo solo Dragon Ball in loop. Mi nutro di Dragon Ball. Esatto, è un po' come tipo le piante, no? Hanno bisogno della luce del sole. Io ho bisogno della luce emanata da una puntata di Dragon Ball. La dragosintesi hai bisogno. Esatto. Tra l'altro da tubo catodico, perché da schermo nuovo non funziona. Non funziona. Giusto. Sam Rieger potrebbe anche cantarmi le controindicazioni della biochetasi e sarei contento. Freddy, queste dichiarazioni d'amore per Sam Rieger, insomma, beh. Giusto. Questa canzone qua invece è da The Witcher 3, se non sbaglio. Altro gioco che ho paura a cominciare, per quanto so che è lungo. È vero? Sì. Stessa cosa, stessa cosa. Tra l'altro non so nemmeno se ce l'ho io il 3, perché dovrebbe, lo aveva comprato mio fratello quando si era preso la Play 4, se non sbaglio. E okay, non penso che l'abbia mai messo su su cosa, su computer. No, infatti c'è The Witcher 2, ma non abbiamo il 3 su computer, quindi ciccia. Ci attacchiamo al tram. Oh, Wolfart, buonasera, buonasera Wolfart, benvenuto, benvenuto. Ah, e questa qua era la canzone di uno dei trailer del DLC. Ok. Va bene, va bene. Molto bravi, ma 3, 2, 1, let's go. Ok, si parte bene. Ok, questa qua dovrebbe essere la opening di Helsing. L'hai mai visto tu Helsing? Anime. Non penso, perché io faccio sempre confusione. Fammi aprire un attimo. Helsing. Ok, no. Ok, ha un che di Persona. Ah sì? C'è lì, c'è. No, no, aspetta. Ha un che di Persona la sigla. Ah, ok. No, a livello stilistico, vero, vero. C'ha zecca proprio una fava l'anime. È ultra violento, ma proprio ultra violento come anime e come manga. È una storia di vampiri, cacciatori di vampiri, ma ci sono squartamenti, c'è gente che esplode. Ma di che anni, scusa? Dovrebbe essere tipo anni 90, se non sbaglio. Ah, ok. No, mi è proprio passato. Down the Frog, grazie mille del follow. Allora, prima TV 2000 e... Ah no, prima TV italiana 2005. Il manga è stato scritto dal 98 al 2008. Ah merda, wow, 20 anni. Yes. No, 10 anni. Sì. Prima TV nel 2001. Ok. E si trova su Vid. Certo. Capito, no? Come gioco. Bravo, bravo. È il tipo di canzoni da mettere in macchina quando vuoi fare brutto con gli amici. Questa. Ma che siete pazzi. Dan the Frog, grazie mille. Questo Dan the Frog arriva, lascia il follow e lascia il Prime. Ragazzi, voi dovete imparare da queste persone, ok? Dovete imparare da queste persone. Grazie mille Dan per la sub, comunque. Benvenuto. Se devo andare su anime / manga tema vampiro, Master Mosquiton era MTV Anime Night. Oddio, sto tizio con i capelli bianchi non è la prima volta che lo vedo, effettivamente. Esatto, dovete imparare ad avere i soldi. Bravo Gesù, dovete imparare ad avere i soldi. Ok? E qui quelli poveri non li vogliamo. Si scherza, forse si scherza. Canzoni di videogiochi, okay. Per essere pignolo, chiedo. In realtà è musica nerdosa stasera. L'abbiamo buttata così. L'abbiamo buttata talmente così che faccio 3, 2, 1 e via. E qua si torna a casa.
E si torna andiamo a Berlino, Beppe. Berlino pieno di nanomachines, tipo. Ma... però ecco, si può dire quello che si vuole di questo gioco, ma la colonna sonora era totalmente calzante, perfetta, azzeccatissima. Assolutamente sì. Ma per fare questo tipo di giochi devi avere per forza un tipo di genere di canzoni, perché te lo vedi ad andare in giro a fare hack and slash con un pezzo lo-fi, nel senso non si può fare. La gente muore squartata e tu sei lì che chilli lo-fi mentre studi, nel senso c'è la ragazzina lo-fi sulle spalle che ti mette le cuffiette del Walkman sulle orecchie. Invece ci vuole proprio una colonna sonora che abbia la cazzimma. Cioè, in questo gioco così, il protagonista si è fatto il caffè con la Red Bull. Ok? Sì. E poi ci ha fatto il caffè. Ah, dice, l'ha usato di nuovo come filtro e... State criticando i miei sabato sera? No, ci mancherebbe. Ah? Loci, guardala in questo modo. Tutto questo Metal Gear Rising è un ottimo suggerimento per il PG da prendere per il Pogen 2.5. Mamma mia, ok. Pogen 2.5? 2.5 sarà su PlayStation All Stars Battle Royale. Oh mio Dio, non è vero. Siete dei teppisti, siete. Cioè, se può esserci un gioco di merda. Ok, eravamo partiti dicendo... ragazzi, cosa facciamo? Eravamo io, Gian e Fra, stavo pensando, boh, non lo so, ragazzi, prendiamo un gioco di Dragon Ball, facciamo tipo Final Bout, ok? Avevo pensato di andare a prendere proprio giochi Play 1, brutti, eccetera. Stiamo lì, non riusciamo a trovare un titolo, eccetera. A un certo punto dico, no, ragazzi, abbiamo bisogno di qualcosa che sia veramente uno schifo. È tipo la lampadina nella testa di Fra che dice, ragazzi... è fatta. PlayStation aspetta Royale. Facilissimo. E allora lì eravamo tutti istant d'accordo, abbiamo stretto la mano a tre. Complimenti, dottore, ingegnere, laurea ad honorem. Esatto. Stavo dicendo prima, per me Final Fantasy è anche la canzone che si sente quando arriva Edea, la strega, ed è questa. Ah, ok. Cioè, questa è la canzone che c'è nel video iniziale, che era anche il trailer al tempo, però l'inizio lo si sente quando arriva Edea. Certo. Ma questo gioco, ecco, l'intro di questo gioco era bello nutelloso, ok? Quando lo abbiamo ricevuto, ok? L'abbiamo ricevuto a Natale dell'anno in cui abbiamo ricevuto la PlayStation 1. Wow, ok. Adesso capisco tante cose, allora. Eh sì, guardavo il video e dicevo, oh mio Dio, ma sembra reale. Così. Io ho rigiocato l'8 sulla Play 1, si parla di tipo 3 o 4 anni fa, e non sono riuscito ad andare avanti perché, uno, i tempi di caricamento erano raccapriccianti. Sì. E due... era proprio quadrettoso, ok? Cioè, ma quadrettoso che camminavano e gli vedevi attraverso le articolazioni. Sì. Era un po' così, ecco. Questo effetto io ce l'ho avuto con Final Bout. Mamma mia, che schifo. Beh, dai, Final Bout però potreste farlo, per un Pogen 3.5. Chissà, magari una puntata... in generale sui giochi di Dragon Ball, chi lo sa. Sì. Potrebbe fare. Che a ogni passaggio di turno, tipo fai i sedicesimi con Final Bout, poi fai quello dopo col primo Tenkaichi. Ci sta. Figo. E la finale su Dragon Ball FighterZ direttamente, così. Qual è già? Ma è l'ultimo FighterZ? Sì, è quello picchiaduro. Ah, okay. Quello che è possibile da Evo. Esatto, sì. Ok. Assolutamente.
Ecco, a proposito, cioè, a proposito di Evo, non ancora, ma ti dico un bel 3, 2, 1. Death's Door, che è tra l'altro un gioco piuttosto recente, ma mi era venuta in mente una domanda quando abbiamo detto Evo. Ma ho letto bene o parteciperai al prossimo Evo? Sì, sarà un bel viaggione. Ma Las Vegas? Yes. Cazzo! Dal 5 al 7 agosto ci sarà l'Evo, poi in verità andrò magari un giorno prima e andrò via un giorno dopo. Certo. Almeno per, cioè, guardarmi intorno almeno, tipo. Cazzo! Sarà molto divertente. È tipo una cosa che ho in saccoccia da 12 anni circa, di andare all'Evo. Quindi questa volta, dopo aver visto tutto quello che è successo nel 2020, l'idea di pensare di aver potenzialmente perso l'opportunità di andare a vedere una cosa di questo tipo, ho detto no, devo andarci. Cioè, prima che succeda qualcos'altro, devo andarci, ok? Di base è questo il discorso. Ecco, mi sembra un ottimo motivo per andare, ma la cosa che più mi preoccupa è... cosa metterà in valigia Gian? No, questo non lo so. Probabilmente metterà dei pantaloncini coi tasconi e i guanti a mezze dita per avere una presa più salda sul controller. Ma a parte quello, ho sentito un paio di parole che per me sono state una red flag enorme, che sono okay. Agosto, Las Vegas, sì, torneo di picchiaduro, quindi odore intenso. Allora, io spero ci sia, come dire, nel senso, è comunque un posto, cioè è proprio un'arena, ok, uno stadio, oh, dove si va, okay, in parole. Quindi mi aspetto che comunque parte un minimo di controllo e parte lo spazio estremamente ampio di non dover, insomma, come dire, soffrire di questa conseguenza nervosa. Ecco. Odore di giocatori di Smash It. Non c'è Smash quest'anno. Lo so, quindi... visto. Quindi a maggior ragione dovrebbe essere safe. In verità no, perché come sappiamo benissimo, chiunque è stato anche a tornei che so di Yu-Gi-Oh o altre cose sa molto bene che la cosa non cambia. Ho sentito sudore solo a sentire le tue parole, Gabbo. Ragazzi, voi sapete benissimo che il mio rapporto con il caldo è raccapricciante. Quindi pubblicità. Sì. Via, fermiamo un attimo, ci fermiamo, facciamo pausa, chiacchiera sui giochi in cui ci si picchia. Sì, cioè, ovviamente ci sarà il tifo da qua. E non ho capito, ma Gian ha già perso la scommessa? Allora, no. Ok. Ma... no, allora, non l'ha persa perché si parla di Poggen di Tekken. Quindi okay, è una scommessa che si concluderà a metà maggio circa. Ok. Nel Poggen di metà maggio, se ci scontriamo io e Gian e dovessi vincere io, allora a quel punto verrà come allevo. Oh... però dovete incontrarvi in finale. Sì. Ok. Sì. Giusto. Ripartita la canzone. È partita Mausoleum Mesh. Sì, e sono anche qua un grandissimo fan di chi l'ha messa, perché Crypt of the Necrodancer me lo sono mangiato. Mamma mia, che bello. Ma devi sapere una cosa, Gabbo. Vai. Il mio tipo di gioco preferito è il picchiaduro, vabbè, questa non è una sorpresa, eccetera. Ok. Il mio secondo tipo di gioco preferito sono i rhythm game. Giochi a ritmo, io me li mangio, che sia Guitar Hero, che sia... Scusa, guarda la live. Capito? Ci siamo capiti, nel senso... Ok, cioè... Sì, ragazzi, tu hai quella... l'hai super modificata. Eh sì.
No, io quella di level, io bro. Quella di Warriors of Rock, perché funziona bene con il ricevitore della Xbox. Ci sta, ci sta. Veramente uno dei miei giochi preferiti in assoluto è Rhythm Paradise su Wii. Ok. È un gioco ritmico veramente stupido, devi soltanto premere wow B o A più B insieme, ma okay. È, mamma mia, è, nella sua semplicità è una bellezza incredibile. Questo comparto ritmico su Crypt of the NecroDancer mi ha fatto innamorare del gioco. Sì, perché è un tipo un dungeon crawler misto a rhythm game. Sì, sì, devi okay. muoverti nella mappa. La mappa è tutta squadrata praticamente. E sì. ogni casella tu devi muoverti a tempo, a ritmo con la musica. Quindi po, 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 ta, 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 ta. Oh. Ed è uno spettacolo, è veramente stupendo. Signor Steam, dimmi la verità. Dimmi, se io cerco la cripta... Ok, costa 15 euro. Va bene, va bene. Io intanto inizio a metterla in lista dei desideri. Vai. E buonasera Siemens, buonaserissima, buonasera anche a Siringa, che è la persona a cui dobbiamo il nome della rubrica, che se ne è venuta brava Siri, brava Siri. Subito per dire subito, il primo minigame ha una scimmia che ti lancia contro palle da golf. Sì, tu sei tipo un macaco gigante. No, no, non sembra. Aspetta, no. Tu sei un tizio vestito da golf con una scimmia che ti lancia le palle da golf. E a un certo punto arriva un macaco che ti porta un pallone che ha un ritmo diverso rispetto alla scimmia. Ed è. Ok. Malissimo come gioco, è veramente stupendo. Ok. Okay, ed era sulla Wii? Sulla Wii, sì. Rhythm Heaven, Beat the Beat, Rhythm Paradise si chiama. Heaven. Sì. Videogioco musicale. Ah, ok. Ok, a vederlo mi viene in mente. Spettacolare, mamma mia. Ok, e c'era anche su DS. Sì, c'è anche su 3DS, su Game Boy Advance, uscito solo in Giappone. E e basta, mi sembra. Pippo leggi messaggi. Ah, ok, brava Siringa, digli a Pippo di rispondere ai messaggi. Ah, Kiki XF, grazie mille per il follow. Benvenuto. Ci mettiamo le schwa a casone. In caso loro ci va avanti al levo di GGS, con i soldi presi si fa un cabinato di In The Groove. Merda, sarebbe bello. Qui la gente ha iniziato a fare, eh. Se sappiamo che c'è qualcuno di ospite del Musica Sonetto che va all'Evo, si tifa senza un perché. Giusto, va benissimo. Ecco, qui avete messo la vostra prima possibilità di Persona 5, ok? Perché ci sono due possibilità di Persona, ok? Perché siccome mi hanno fatto un cazzo tanto con Persona 5, come si suol dire, proprio, cioè, è presente Tafazzi di Mai Dire Gol? Ok, sì. Sono riuscito a farlo strozzare con l'acqua. Siccome appunto mi hanno fatto una capa così, siccome lo stesso discorso vale è valso anche per JoJo durante quella invece a tema anime, ok, ho detto, oh, avete due canzoni di Persona, dopodiché vi picchio col righello sulle dita. Ok, come la maestra negli anni 50. Allora, ok, capisco bene, capisco bene. So che ci sono diversi banger anche su Persona. Assolutamente. Io... sì. Devo confessare che non ho mai giocato a un Persona, nessuno, se non il picchiaduro di Persona. Cos'era? Fighters? Persona 4 Arena Ultimate. Ok.
E, a parte quello, non ho giocato, cioè non ho veramente guardato nulla di persona. E, però queste canzoni, cioè, mi hanno nonostante tutto perseguitato, quindi questa qua la conosco. Nonostante certo, tutto. Certo. Io l'ho visto solamente giocato a casa di Gian e ho giocato il 5 a casa di Gian. E indubbiamente un gioco con una profondità incredibile, con 10 miliardi di meccaniche, sì. Ma ero in un periodo di grande rigetto verso i JRPG. Ok, ci sta. Quindi l'ho dovuto accantonare. Ok, ci sta, onesto. In compenso però, quando ho scoperto si chiama o gioco di Bravely Default, okay. Quello invece sono a metà del gioco, ogni tanto lo riprendo, mi ci rinfogno sulla Switch. Ci sta, molto bello, molto bello. Quello è molto bello. Sì, però adesso la mia Switch è occupata da una persona da una persona che sta giocando ad Animal Crossing e di cui si vedono i piedi dietro. No, Alessio, stai tranquillo, ho detto piedi ma non sono per te. Sì, in chat ci sono gli avanti dei piedi. Senti, nel gruppo Telegram, nelle regole c'è scritto le foto dei piedi vanno mandate ad Alessio. E devi mandare davvero per entrare. È tipo come quando passi sopra al ponte sotto il quale c'è il troll, no? Che devi dargli l'obolo, devi dargli la moneta, devi mandargli le foto dei piedi. E questa è una tradizione del musica sonetto. Stavo pensando più ai captcha per entrare nei gruppi. Devi mandare una foto. Sì. Oh, e Alessio giustamente: oh, ma con ogni ospite il fame di merda. Oddio. Benissimo, bella persona. Cioè bella persona con dei valori. Bella persona, bella persona. Ma 3, 2, 1. Don't Think Twice e Kingdom Hearts 3? Controllo. Beh, è del 2018 3, il pezzo, sì. Kingdom Hearts 3, yes. Ok, ok. Loci, non ascoltare questo figlio della fanga, io non sono un podologo. Beh, in effetti... Sul gruppo Telegram il suo vecchio nome da admin era podologo. Sto male. Adesso vabbè. È smanazza bot, perché è quello che si occupa dei bot. Che lore. La lore si fittisce. Qui guarda, abbiamo davvero dei valori, delle cose eccezionali qui. Spettacolo. Il goblin dei piedi lo chiameremo. No, niente goblin dei piedi. Ah, ok, abbiamo approvato. Ci sta. Quindi si occupa dei piedi del bot, esattamente. Però Kingdom Hearts, ecco, parliamo di torniamo alla live invece di parlare di proposito. Sono in ritardo, Pio. Grazie Shun per la sub. 21 mesi di livello 2. Livello 2. Ok, questi che c'hanno i soldi. Questi sono i follower coi soldi. Ok? Non voi che lurcate. grazie mille per il 21esimo mese. Davvero, grazie mille, bello. E Kingdom Hearts 3. Sì, Kingdom Hearts 3. Non l'ho giocato. Grande, grandissimo fan dell'1 e del 2. Ok. E no, cioè il 2 l'ho farmato oltre alla noia. Cioè, quando devi farmare è troppo che ti viene proprio odio. No, dai, no, che palle. Kingdom Hearts 2 l'ho fatto. Lo spacco, sto merda. E l'hai fatto. E l'ho fatto. E l'ho fatto, cioè mi ricordo che quando sono arrivato alla fine di Kingdom Hearts 2 e dovevo battere Sephiroth, sì? Era facile. Ok. E anche il boss finale, quindi. Segreto. L'hai preso? Sì, l'ho preso proprio. Perfetto, che Sora è tipo più basso di un buon 50 centimetri del boss finale segreto. E quindi l'ha tipo preso per l'ombelico e l'ha presa a schiaffi sul mento. Sto male.
Però sì, era arrivato a quel punto. Il 3 no, il 3 non ce l'ho fatta perché non avevo la play. Io mi sono dovuto fermare prima addirittura perché allora io ho un rapporto strano con la Disney, ok? Ho comprato soltanto Kingdom Hearts 1 quando avevo 8 anni, cosa del genere. Ok. E soltanto perché, e non scherzo, era l'unica copertina traslucente. Oh yeah. Cazzo, di tutti, di tutti quelli sulla Play 2. E solo dopo averla vista ho detto: oh, aspetta, ma c'è anche Topolino. Ho detto: vabbè, prendiamo. Chi lo sa, no? Ma non lo so, forse ero già in una fase dove mi stavo un pochino allontanando dai giochi d'avventura in generale. Ok. E non lo so, non sono riuscito a godermelo. Io mi ricordo, probabilmente se accendo la mia Play 2, ho ancora il salvataggio di Kingdom Hearts 1 fermo nel livello di Tarzan, probabilmente. Ok, ok. Però ancora fermo lì. E non l'ho mai ripreso. E ne parlavo proprio con Seidonia qualche sera fa, dicendo: cazzo, tu invece, che lui invece l'ha giocato tutto in stream, no? Super preso bene con la saga, eccetera, eccetera. E ho detto: Devo trovare la motivazione per ricominciare questo gioco, per dargli una seconda possibilità. Perché c'è o chi lo odia a morte per qualche motivo, e c'è chi invece lo elogia come uno dei migliori giochi mai creati in assoluto. Siamo poi nella stessa situazione di, veramente, di Final Fantasy VIII, dove non c'è mezza misura, no? Cioè, o è tutto, o è 3 o è 33 praticamente. Ecco, voglio dargli una seconda possibilità, quindi. Giusto, giusto. Io l'uno, comunque in chat dicono: valutazione dell'acquisto livello gazzaladra. Sì, che brillo. Ma questo luccica. Mio. A me l'aveva prestato Gian, ci ho giocato un po', poi lui mi ha detto: senti, il gioco comunque è mio, cioè, non te lo volevo dire, ma è mio. E io dopo 2 settimane sono andato da Alex Computer, la catena, sfondando la porta con il calcio, e ho detto: dammi il gioco con copertina brillante. No, ma certo, Kingdom Hearts, tieni. Ma certo. Tieni, ce l'aveva già in mano, tuo. Oddio. Oh, ecco, un altro gioco e un altro sviluppatore di giochi che con le colonne sonore ha un ottimo rapporto. Decisamente. Il signor Enzo Kojima. Death Stranding, che gioco strano, non mi ha preso per niente. È un bel walking simulator comunque. Perché come ti dicevo prima, c'è stato un momento in cui io mi sono allontanato dai giochi d'avventura, ok, per giocare ad altra roba. Non erano i picchiaduro ancora, quindi attenzione. Però successivamente c'è stato l'inevitabile switch in cui ho cominciato a giocare solo a picchiaduro, che è stato precisamente a 16 anni. Okay. Io a 16 anni ho cominciato a fare tornei di Smash Bros. E da lì ho solo giocato a multiplayer per il resto del tempo. Sono 12 anni che sto andando avanti in questo modo, praticamente. Ok. Quindi veramente tanto tempo, tranne alcune eccezioni. E Death Stranding era una delle poche eccezioni che ho detto: voglio provare a vedere che cosa c'è. Perché mi aveva stupito tutto il macello super psichedelico classico di Kojima, dei trailer, eccetera. C'è pure un meme che avevo condiviso al tempo che mi faceva troppo ridere, di una ipotetica discussione tra chi stava facendo il trailer e Kojima, che gli diceva: ma quindi il bambino fa l'ok da dentro alla pancia prima o dopo che va via la gravità? E lui gli dice: dopo. Ma allora mi stai ascoltando? Mi fa ridere ogni cazzo di anno che Facebook me lo ripropone. Quindi dice: un anno fa hai postato questa cosa. Sì. E io rido con il cretino e la ricondivido ogni volta. E giustamente in chat dicono: Death Stranding non l'ho voluto giocare perché già ci lavoravo in DHL. Sembrava ripetuto, ecco. To be fair potrebbe essere la descrizione di ogni gioco di Kojima. Death Stranding, Kojima decide di calarsi le peggio droghe scadute e si mette a scrivere la trama di un gioco e invita un sacco di guest stars. Onesto, sì. Sì, ma ci sono diverse coniugazioni di questa descrizione.
in base alla dose, dici. Esatto, a volte è andato esatto. più pesante, a volte esatto. un po' meno. Perché poi c'è la droga che ti spaventa, poi c'è la droga del complotto, poi c'è la droga del viaggio. Insomma, sempre sono sempre dei funghi di qualità diversa, no? Cioè, esiste il porcino, esiste il giustamente, il cirino, esiste la droga di PT. Madonna, no, PT no. PT, mamma mia. Occhio agli incubi, però 3, 2, 1, let's go. Wow. Sei grande fan anche di questo che ha messo questa canzone? Sì, assolutamente sì. Sì. Perché nel corso del tempo ho cercato un pochino di... come dire, arrivi a un punto in cui quando ti focalizzi troppo su un singolo genere, sì. cominci a ragionare quanto questo genere sia presente in altre tipologie di gioco, no? Ok. Ed è inevitabile arrivare a un punto in cui dici, cavolo, quindi anche i roguelike, tutto sommato, hanno delle componenti veramente forti anche di questo tipo di gioco. Uh-huh. E Hades è proprio l'esempio perfetto. Hades è incredibile. Adesso sì. Sono alla quarantesima fuga, una roba del genere, e ho già dato una bella selva di schiaffi al boss finale. Okay. Diremo boss finale per evitare ogni tipo di spoiler. Però ogni tanto mi viene proprio, dai, ci diamo ancora due scopole al boss finale. Esatto. E quindi parti, però poi che ne so, sbagli la build, ti escono fuori solamente build con cui non sei bravo, e quindi dici, no cazzo, devo rifarlo. E allora va. Sì. E poi i personaggi sono fighissimi. Esatto, sì. È bello anche da fare speedrun questo gioco, tra l'altro. C'è un mio caro amico Vento che ha portato showcase, diciamo. Ok, tipo un Games Done Quick. Esatto, sì. Ha portato proprio Hades ed è incredibile. Perché soprattutto con questo tipo di giochi, che tendenzialmente la difficoltà sta proprio nel potenzialmente finirli, vederli poi dopo giocati, speedrun, cioè non è più una questione di se riesco a finirlo, ma un in quanto tempo, ed è spettacolare perché cioè, vedi proprio la maestria mentre si muovono e madonna. Assolutamente. Io lo speedrun sono più affascinato da quelli che glitchano. Ah, pure io, assolutamente. Allora, sei fortissimo, anche se, che ne so, fai Breath of the Wild in 6 minuti, ok? Cioè, è molto figo da vedere, perché dici, ah cazzo, guarda, questo qua è intoccabile, nessuno riesce a toccarlo. Però quelli che sanno al millimetro che se fai quel salto in quel momento, wall clippy, e finisci in testa al boss finale e gli fai due giri intorno cantando la Macarena, il boss muore. Verissimo. Oh, pubblicità di nuovo. Ok, guarda, penso che skipperemo anche il pezzo che c'è dopo, perché è una cacata di rondine di quel sulla maniglia della portiera. Ok. Proprio quelle bastarde, ok. No, sono d'accordissimo comunque sul discorso glitch, ed è il motivo per cui ho portato la speedrun di Ocarina of Time glitchata a una delle vecchie maratone speedrun italiane, giochi d'un fiato. Ok. È stato assurdo perché, vabbè, Ocarina of Time premessa è il mio gioco preferito di sempre. Ok. Partiamo da questo presupposto. Mi piace talmente tanto che l'idea di imparare qualcosa di glitchato per finire il gioco era come se fosse un nuovo modo per avere un'ulteriore profondità di conoscenza del gioco. Okay. Non richiesta, ma che comunque fa effetto, soprattutto. Sì. E quindi quando finisci il gioco in 20 minuti, perché anche lì, ma se hai questo oggetto in mano, uccidendo il nemico nello stesso momento tuo, ed esci nel frattempo dalla porta, ti teletrasporti da Ganondorf, a casissimo, perché la memoria del gioco funziona così. E cioè, queste cose qua sono incredibili, sono veramente assurde. Sì, assolutamente.
La soundtrack del nuovo spin-off di Giulia Passione Tuono Passione Shitposter. Cosa, cosa state dicendo? Posate subito il fiasco. Ti la guizza, scusate. Ti è partita la musica intanto? Ah sì sì, ma come ne ho accorto. Hanno fatto un autotune del discorso di Obi-Wan ad Anakin. 3, 2, 1. Oh, non so cosa sia, ma di sicuro è meglio di quella cacata. Chi è sta? È stato Tuono. È stato Tuono, è stato Tuono. Lo sapevo che era stato Tuono. Ecco, se vuoi capire di che personaggio stiamo parlando, Loci. Ok. Lui è quello che ha... Ecco, bravi che l'avete mutato per 10 secondi. È quello che al musica sonetto a tema cover ha messo Numb in Throat Singing mongolo. Così, no? E quando l'ha messa è diventato un po' un meme. E quando ci siamo visti al Torino Comics Invernale, sì, lui mi ha regalato questo: una foto di me coi baffi con il QR code di Spotify per ascoltare quella canzone. Spettacolo. Meriterebbe il VIP solo per questo. Ragazzi, non tentatemi, per favore. Oddio. Non tentatemi, perché lo sto facendo. Ok. Sto male. Mamma mia, ma tu non hai idea, non hai davvero idea. Cioè, fatemi fermare. Cos'è sta roba? Basta. Dashboard d'autore, andiamo qua. Olail Namco Eruti, dovete smetterla subito. Il VIP per Namco Eruti, lol. Ma in realtà non è per quello, è perché lui ha speso del tempo nel suo garage a segare un ceppo di legno e attaccarci con della colla la mia faccia. Guarda, tipo... In questo laboratorio a un certo punto apre la porta qualcuno, tipo un familiare eccetera, apre e vede con questo ceppo di legno che ci appiccica la tua faccia. Non capiresti. Non capiresti, mamma. La porta. Allora, The Living One, eccolo qua. Ok, top, beccati questo Tuono, te lo sei vinto. Ok, ti sei comprato il VIP, va bene. Ma questa canzone è di... Ah, ho capito che cosa. È del prequel di Ace Attorney, vero? Sì, sì, sì. Okay. È molto carino. Bello, ma 3, 2, 1, let's go. C'è una cosa che non mi torna, però. Perché? Perché prima ce n'è stata una. Adesso c'è... Ah no, ok, sono due persone diverse. Sì, hanno fatto la gabola, hanno girato intorno alla regola. Ok, ok. Bastardi. Ok, ma tra l'altro... Bello. Non è la cover metal di quella di prima, cioè non è la cover rock di quella di prima. No, no. Ok, è proprio un'altra canzone. Sì, sì, esatto. Va bene, molto bene. Ma siccome hanno girato intorno alla regola, facciamo 3, 2, 1. E adesso lo vado a bannare. Siamo in Italia, fatta la legge, scoperto l'inganno. Viva l'Italia, viva l'Italia. Questo di Striker, uno spin-off, quindi non un persona, chiaramente. Mannaggia a te, Alessio. Avessi una macchina fotografica sotto mano, ti farei vedere i piedi per questa battuta. E così di Pokémon Xenoverse. Che è Pokémon Xenoverse? Non ne ho idea. Non ne abbiamo idea? Stai dicendo questo, signor ospite? Sì. Per aspera. È tipo una fan mod di Pokémon.
Ah, ok. Se non sbaglio. Un fan game, sì. Sì, è sì. Un fan game, riguardo una scheda di terzi, ok, rivenditori, robe, ok, DLC pure hanno fatto. E come può essere ancora in piedi una cosa del genere? Come mai Nintendo, sì, esatto, non è già alla gola? Come forse perché è gratis? No, non dovrebbe. No, no. È vero, come hanno fatto? Qual è il loro trucco? A chi hanno venduto l'anima? Boh. Fan game Pokémon, ok. Bello però. Bella, sì, no, funziona, funziona. Se non lo vendono possono farlo, dicono. Ah, tecnicamente si chiama solo Xenoverse, non Pokémon. Ah, certo. Ok. Non lo so, è ancora una zona un po' grigia, secondo me. Sì. Anche perché, ti giuro, continuo a non capire come sia possibile che queste persone creino videogiochi per il mondo e non abbiano la minima idea di come funzionino. Ok, questa la permetto. Questa la permetto perché tanta roba. Perché ci si può parlare sopra. Esatto, esatto. Perché all'improvviso sei nella live di Gian. Okay? Esatto. Immagino che Nintendo ci abbia comunque provato a steccarli. Può essere. Mannaggia. Il problema è che Nintendo non è che ci prova, lo fa. E basta. Cioè, non è che poi dopo arriva Nintendo e chiede: per favore, potete. Ah no? Vabbè, apposta. Io ci ho provato. Cioè, non funziona così. No. Cioè, Nintendo ti bussa, ti arriva proprio. Nintendo open up. Il signor Aldo Nintendo sbuca fuori. E. Scusa. Scusa, che dovresti smetterla di dire il mio nome. Sentito che stai facendo il mio nome. Ciccio bello, ho sentito che stavi parlando da me. Cedi e desisti. Capito l'antifona? E se ne va. Ti caga sullo zerbino prima di andare via. Se ne vai via e c'è lui col giornale aperto, squattato sullo zerbino. Sto male. Beh, cazzo fai, vattene. Non vedi che sto cacando. Nintendo è la Disney dei videogiochi. Sì, un po' meno potente, credo, ma molto più rompipalle. Ah, ragazzi, c'è tutto il meme che non è un meme dei Nintendo Ninjas, non so se la conoscete questa cosa. Racconta. Ah, che sostanzialmente ci sono delle persone, in un certo senso sotto copertura, che fanno investigazioni varie e li chiamano i ninja di Nintendo. Excuse. È una cosa incredibile, cioè. Vabbè, Nintendo stare. Ninja. Nintendo Ninja. Tra l'altro non puoi parlarne troppo perché se no ti ritrovi sempre la stessa cosa del tipo fuori dalla porta che si sta slacciando già la cintura e ti dà la lettera in mano. Gaia, ma se passi adesso all'ultimo secondo le mie proposte, mi sputate, ma già proprio scordato. In che senso stoppassi le tue proposte? Racconta, dimmi, tu elabora, io vado avanti. Il gioco Xenoverse, per aspera ad Astra, oltre a non chiamarsi Pokémon per ovvi motivi, l'hanno dovuto rilasciare gratis nonostante ci abbiano lavorato per 5 anni e hanno ricevuto un paio di milioni di download a livello globale. Wow, complimenti, cazzo. Ok, bravi, molto bravi, molto bravi, molto gratis. Per forza, cioè. Sì. Gaia, metti i due link su Discord, poi le inseriamo verso la fine. Ok, molto bello, molto parlabile, ma 3, 2, 1... Let's go. Oh, Genshin Impact, all'improvviso, ludopatia. Il brivido di sbustare, il brivido di rubare la carta di credito a tua madre e comprare tutti questi bellissimi gadget. Sembra una pubblicità. Esatto. Non lo so. Stesso discorso di carino,
ma se lo provo finisco per giocarci troppo, quindi a posto così, grazie. Reato di Genshin Impact. I traumi dei gacha. E poi c'è il buon Shun che dice: vero, confermo, ho speso 4 centinaia d'euro di troppo su sto gioco. Aspetta, di troppo vuol dire che qual era la cifra accettabile? Esatto. Esattamente. No, ragazzi, avevo detto di spendere solo 1 milione, sono arrivato a 1.400.000. Pronto polizia, vorrei denunciare un caso di Genshin Impact. Verissimo. Sì, raga, io l'avevo portato in live anche una volta Genshin Impact per vedere com'era, ma era tipo, non dico il day one, ma il day two, e io non ci ho speso un euro su quel gioco, manco uno. No. Il commento. Scopri il tuo nome da PG di Genshin Impact. Sì. Paradossalmente meno di quanto ci si aspettasse. Ci sono però minorenni poco vestite col culo al vento. Sì. E poi è tutto commercio per il cosplay. Ma all'improvviso sì. Siamo arrivati ad Assassin's Creed. Sì, famiglia di Ezio. Ci sta, ci sta. Assassin's Creed 2 forse il migliore. Sì, sono d'accordo. Compreso però anche il Brotherhood e quello a Costantinopoli. Oddio, quello non credo. Quelli con Ezio. Tutti e tre giochi con Ezio mi sono piaciuti tantissimo. Sì, ci sta. Ci sta, sei onesto. E signor Rufino che regala le sub. Sì, grazie mille, Drew. Grazie mille per la sub regalata a General Sarobi. Scusa, ti ho interrotto mentre parlavi, dimmi pure. Ma figurati. Il 2 allora c'è questa cosa spesso che il 2 risulta essere la versione migliorata dell'1 in un certo senso, no? Sì. E quindi capita spesso che tipo giochi al primo e dici wow, tanta roba, mi è piaciuto, non lo rigiocherei però mi sono divertito, e poi dopo esce il 2 e dici oh ok, adesso cominciamo a ragionare. E ci sono tanti giochi che mi hanno dato questa sensazione. Devo dire che uno di questi è proprio Assassin's Creed. Sì, è vero. Ma poi mi ricordo proprio che ho sentito un grosso cambiamento dall'1 al 2. Perché l'1 era parecchio ripetitivo. Cioè c'erano tre tipi di missione. Le facevi in ordine... Ok, stavo per spaccare la bottiglia. Le facevi in ordine sparso, però erano sempre quelle. Nel 2 esatto. Invece è tutto un po' più organico come sistema, perché fai una cosa, poi vai lì, ma succede quello, quindi devi fare la roba di conseguenza. Esatto. Funziona molto meglio. Anche tutto il sistema di crafting, l'economia della città e tutte quelle robe lì. Figata, è piaciuto un sacco. Anche se c'erano... Cos'è? Era nel 2 che c'erano le cazzo di piume, tipo? Sì, era nel 2, le piume che ti davano quella cappa di merda. Fastidio. Mamma mia, che poi la mettevi su e tutti quanti sapevano dov'eri e ti venivano a menare. Madonna. Ok, perché mai? E bello, allora. Bello, bravo, ma 3, 2, 1. The Nameless God. Salt and Sanctuary. Chat, ho bisogno che voi mi diciate che cos'è questo gioco. Subito, ditemelo. Il resto del gioco era tenuto con lo sputo, però le battaglie navali mi gasavano. Black Flag di Assassin's Creed. Non l'ho giocato quello. E io mi ricordo che l'avevo avuto gratis perché lo davano con giochi con gold della Xbox 360. Ok. E ho detto vabbè, giochiamolo. Il 3 faceva pena, quelli dopo pure. L'ho giocato, tanta roba. Ah, okay. C'era tutta la parte sui combattimenti navali che così sembrava una mezza stronzata. In realtà poi finisci in un paio di combattimenti navali e dici, capire che magari ha senso.
Ok, ok. Magari si recupera allora. Oltre alle 8 miliardi di altri giochi che devo recuperare. C'è una lista lunghissima. Non vuoi saperlo. Sono successe tante cose in 12 anni. Vabbè, ci sta. E qui dicono gioco sgravato difficile, questo Salt and Sanctuary. La traduzione in italiano era esilarante da quanto era fatta con lo scroto. Salt and Bad Translations. Ok, perfetto. Souls like Metroidvania, dicono. Oh, ok. Ok. Stavo cercando di capire cos'era. Sale Santuario, Souls in 2D. Parere sui Souls like? Allora. Io devo essere nel mood giusto per giocarci. Ok. Partiamo da questo presupposto. Il mio primo approccio con Dark Souls è stato con il rilascio della Switch. Presente che era stato rilasciato il primo, la remastered, no? Sì. Io ho 30 minuti di gioco e non l'ho mai più toccato. Perché è tipo uno di quei giochi che, tra l'altro, è incredibilmente vicino al genere picchiaduro, ma veramente tanto, più di quanto la gente realizza. E però devo essere veramente nel mood giusto per farlo, e pensavo proprio di cominciare con Elden Ring, perché okay, con gli altri potenzialmente li vado a recuperare dopo, un po' il discorso del gioco del momento. Pensavo di rompere un po' questa cosa proprio con Elden Ring, sapendo anche che gioco massivo è effettivamente, perché sì, è veramente enorme. E sto aspettando che su PC semplicemente si possa giocare come un gioco e non sì, come uno slideshow. Okay. Quindi appena sarà possibile mi ci butterò, ecco. Però mi piacciono il 2 e il 3. In verità li ho visti direttamente su YouTube. Ok. Perché era un periodo dove seguivo più di Pai, tipo, eccetera, quindi mi okay, piaceva molto okay, vedere anche lui sclerare in tutto ciò, ecco. Però sì, questo okay, è tutto. Ok. Io ce l'ho lì nel sub goal, quando arriviamo a 100 di sub goal inizia la run di Dark Souls, quindi onesto, spero che non succeda mai. In tutto questo, la prossima è anche tua, e quindi 3, 2, 1. Oh yes. Questa è cafonata, eh. Questa è cafonata. Però in senso buono, eh. Sono sei entrato nel portale demoniaco che porta al mondo di Devil May Cry. Mi ha letteralmente morta la luce nella canzone che si chiama Bury the Light. Cioè, quanto è fitting sta Pog. Ma che cazzo? Oh no, okay, ha detto Pog a voce alta. Reato di Pog. Reato di Pog. Comunque The Rig con la 1.03 hanno fatto miracoli a livello di giocabilità, molto bene. Ah, ok. Deus David, buonasera, benvenuto. Reato di pongaggio. Ma a me piacciono un botto questi riff distorti così, quasi gent, diciamo. Sì. Mi piacciono un macello. Queste 17 corde su queste chitarrone giganti. Sì. Per citare un vecchio video, comprati un'arpa a sto punto. Cioè, La prima corda spessa così, tipo. La prima corda è un tirante di un ponte. E suonare la devi prendere a palate. No, spettacolo. Veramente bellissimo. Preferisco Devil Trigger, sarò onesto. Però anche questa mi fa poggare, anche quella. Mi fa poggare, oh no. Poggers Police, tipo la polizia vegana di Scott Pilgrim. Cazzo sì. Cazzo sì. Parte tra poco il ritornello. Sì, 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 arriviamo al ritornello. Arriviamo anche al ritornello, no? Ci arriviamo. Troppo bello. Tra l'altro il DLC di Virgil l'ho comprato l'altro ieri, perché voglio rigiocarmelo.
Devi mega, c'è il DLC di Virgil. Sì, sì, sì. Poi tra l'altro, questo questo ritornello non ti sa tantissimo di periferi. Sì. È presente? Soprattutto il lo scream alto. Sì, ma poi anche quella quel cambio di tono nella prima parte che faceva na 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 na. Cioè, quello, dico, cazzo, questi sono i periferi. Sono i periferi che cantano The Sadana. Aspetta, mamma mia, che belli i periferi. Torno veramente di cappello. Sì. Io li ho visti anche tipo l'ultima volta che sono venuti a Milano pre-lockdown, quindi si parla tipo di maggio 2019. C'erano... Sono venuti così così tardi? Sì, sì, sì. Non ne avevo idea, cazzo, ci sarei andato. Forse 2018. Non ricordo. Wow. No, non era ancora uscito Periferi 4. Era Periferi 3 ancora. Ok. Mi ricordo c'erano i Deathrage, i Contortionist e i Periferi. Ok. Ok. Concerto della Madonna, oltretutto con i Deathrage. Li conosci i Deathrage? Sì, sì, sì. I Deathrage che hanno fatto molto più casino dei Contortionist, perché figurati, in casa a Milano hanno suonato 20 minuti, ma ti giuro, stavano facendo venire giù Santeria. E io ero in prima fila a bordo palco, quindi me lo sono visto davvero bene, strafigo. Tanta roba, sì. Tanto figo, ma sono 9 minuti di pezzo. Mm-hmm. Vabbè, tanto. tanto, ma li abbiamo, guarda, li abbiamo tutti. allora, fammi solo fare una roba. Ok, perfetto. E possiamo andare avanti con un bel 3, 2, 1. Ecco. Questo è altissimo nella priorità dei giochi che devo giocare. È veramente ancora altissimo. Ah, ok, no. Mi è scappato. Ah, sì, ok, niente, mi è passato un pezzo. Omori Explain. Ne sento parlare veramente benissimo, sembra uno di quei giochi che ti prende di brutto poi con appena ti bagni i piedi, diciamo. Ok. Quindi sono, cioè, ne ho sentito veramente parlare bene da persone a cui opinione, diciamo, la tengo abbastanza a cuore, quindi tipo sono lì che dico ok, questo allora devo veramente giocarlo il prima possibile. Ok, ma è un horror psicologico. Sembra veramente incredibile come gioco questo. Questa canzone è un bop incredibile. Sì. Ed è fatto con RPG Maker, sul serio? Guarda, con RPG Maker nel corso degli anni hanno tirato fuori delle batoste incredibili. No, sta canzone poi è assurda. Mamma mia. Che bomba! Sto guardando anche il... mi ricorda un po' Mother o Earthbound. Sì, 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 assolutamente. Ok, va bene, ci piace. Lo potrei giocare. Dipende un po' anche da quante ore dura. Perché se è una roba di quelle che dura 250 ore... Non ne ho idea. No. Se non sbaglio, comunque non siamo assolutamente in quel range. Cioè siamo tipo molto sotto, tipo. Ok, perfetto. Shun, i tuoi pezzi sono già passati. Mi spiace dirtelo, ma i tuoi pezzi sono già passati. 40-60 ore. Esatto. Rulers. Bene, figo. Ma 3, 2, 1. Let's go. Ed eccoci qua. Alzo il volume al massimo. Per questa bisogna solo
muovere le spalle a tempo. Oh sì. E tra l'altro questa cover non è niente male. Molto bella. È tutta strumentale. È proprio fatta. Si balla così. Si balla spalle dorsale. Anche io c'avevo un balletto tipo questi che faceva così, però disinvolto. Quella del sale era del Seventy Show, non so se l'hai mai visto. No, c'era questo personaggio cubano che una volta tipo andavano a ballare tutti quanti, ballavano tipo musica disco anni 70 così, e lui in mezzo alla pista che ballava così che metteva il sale. Oh. Senti che orchestra qua, è meglio dell'originale, ragazzi. È molto meglio dell'originale. Questo è chiaramente Villaggio Vacanze, cioè ho già la collana di fiori addosso. Già la collana è un daiquiri alla pesca che ti servite in un ananas. Oh madonna, bello. Bellissima, ma la conosciamo tutti quanti, dai. Cioè, fighissimo, per me può vincere il musica sonetto di stasera, ma 3, 2, 1. Ok, torniamo sul gioco che vorrei ma non posso. Siamo finiti, chiaramente eravamo nel nostro villaggio vacanze e all'improvviso sono arrivati gli unni che hanno assaltato e io sono ancora lì con la mia camicia hawaiana che bevo il mio cocktail tipo. E me? Che è successo? Ti hanno preso non preparato. Sì, assolutamente, cioè, ho lasciato l'armatura a casa, non me la sono neanche portata in vacanza, quindi è un problema, è assolutamente un problema. Raga, sto guardando le cose che vengono dopo, c'è davvero della roba incredibile. Oh madonna, la prossima, ok. La prossima la mandiamo, la prossima. La mandiamo in 3, la mandiamo in 2, la mandiamo in 1. Cosa sto sentendo? È la versione medievale del team di Mortal Kombat. Hardcore. Ecco, con Mortal Kombat in che rapporti sei tu con il picchiaduro? Allora, è tipo uno di quei giochi che ho giocato abbastanza, ma non ho mai affrontato a livello competitivo. Okay. Nella mia vita ho fatto solo un torneo di Mortal Kombat e basta. Però lo seguo abbastanza. Seguivo soprattutto il 9, che ormai è della PlayStation 3, quindi è passato un po' di tempo. Non mi ci sono mai avvicinato perché ho sempre paura di cominciare una nuova saga, diciamo, no? Perché comunque se poi mi prende bene bene devo fare spazio per qualcos'altro a quel punto, no? Certo. Comunque il massimo che riesco a fare è 3 picchiaduro presi seriamente contemporaneamente, e già lì sto facendo estremamente fatica. Che adesso sei preso a bestia con Smash, Guilty Gear e adesso Tekken. Ok. Però per fare spazio a Tekken già sto cagando di meno Smash, poche parole. Sì, purtroppo va così. Il tempo è quello che è, diciamo. Sì, ma più che altro, cioè, considerando il fatto che hai il Pogen a questo, hai il che è successo? Ah, minchia, Reigns of Castamere. Considerando che hai pubblicità, invece. Come? Ah, ok, allora aspetta. Ah, fermo. Ah, la pubblicità. Ah, oddio. hai il Pogen. Sì. Hai l'Evo, Evo, cui vai a giocare a?
Guilty Gear. Ha solo Guilty Gear? Sì. Ok. Sì. Hai Guilty Perché Gear? Non c'è. E Tekken è inutile. Cioè, Tekken faccio lose lose, ma manco a dire. Cioè. Ah, ok. Proprio, cioè, sberle facilissime. No, no, è proprio fuori portata. Guilty Gear potrei dire qualcosa. Ok. Uso un personaggio estremamente uncommon. Perché è il personaggio più scarso del gioco. Ok. Però anche il personaggio più scarso del gioco su Guilty Gear può dire qualcosa. Ok. E di conseguenza, non essendo preso da nessuno, mi dà il vantaggio che nessuno sa giocarci contro. Ok, non conoscono il matchup, non hanno un game plan contro quello. Ci sta, è figo. È un po' come andare a giocare a Tekken con Kuma. Sappiamo che ci sono stati dei grossi upset da quel punto di vista, quindi perché no? È partito il pezzo, dottore? Yes. Beh, Game of Thrones, chi non l'ha visto non ha vissuto nel... ci sta? Ci sta? Mi rimangio quello che... no. Chi non l'ha visto è un pezzo di... brava persona, un pezzo di pane, un pezzo di pane. Okay. Ma in realtà allora io mi sono visto tutti i recap di quello che succedeva, perché ho letto tutti i libri, solo che a un certo punto la serie diverge dal libro. Al libro. E io dicevo: ah no, non voglio assolutamente sapere come va avanti la serie, perché se poi mi fanno spoiler sul libro. Però la curiosità era talmente tanta ed ero talmente tanto thirsty per contenuto su sta roba che alla fine mi sono letto tutto quanto cosa succedeva nella serie. Ha senso, ha senso. Però sono contento di non averci buttato il tempo per guardare effettivamente la serie, perché poi diventa una merda. A posto. Sì, so che quel finale è una cosa bruttissima, non ne ho idea. Parlo solo per sentito dire, non ho sentito una persona dire che il finale è bello, quindi esatto, non sia finito proprio benissimo, ecco. Siamo sempre in tier cacata di rondine, ecco, mettiamola così. Bla bla bla, sì, brave le piogge di Castamir, ma 3 2 1, let's go. Torniamo su Final Fantasy. Fantasy 14. Credo che questa qua però sia davvero la roba di Shun. Eccolo là. Eccolo là, è arrivato Shun urlando. Eccomi. Sì. Sì. Shun è intensissimo su queste cose. Infatti. Ma io lo immagino che arriva tutto incappucciato così. Sì, oh. Sì. Però poi inizia a strillare come una gallina quando parte il suo pezzo. Questo è mio! Questo è mio! Io ho visto la prima stagione, ma avevo tutti gli spoiler e mi sono impigrita nel mettermi a cercare i siti loschi da quando ho Netflix. Vero? Ecco, Netflix ha anche un po' ammazzato quella ricerca del guarda streaming serie.tv.de.bg. Non è un virus. Sì, è una cosa comoda. Ci sta. Quello è stato un grosso colpo alla pirateria online. Purtroppo va così. Luigi Leo, grazie mille per il follow, e anche Scimmia Baffuta, che comunque non male. Bravo Scimmia Baffuta, è il nickname della serata. Before, tra l'altro non mi ricordo mai questa cosa del meteor di Final Fantasy, perché sono abbastanza sicuro che Final Fantasy 14 abbia avuto una sorta di reboot del gioco. Sì, sì, sì. In cui è cascata la meteora e ha spazzato via tutto. Se non sbaglio. No, se non sbaglio, poi non mi ricordo, Shun, tu che sei saggio. Io so che era uscito un gioco che è stato seguito da una persona che non gli dava il giusto peso, mettiamola così, okay. E che poi successivamente è stato praticamente rifatto e a quel punto è partito il vero e proprio successo del 14. Dovrebbe essere andato in un modo di questo tipo, Ok, ok. E in effetti qua dicono Before Meteor credo sia proprio il periodo dell'1.0, ergo quando hanno bruciato tutto e hanno rifatto il gioco da capo. Ok. Sì.
Ah, ok, bisogna guardare Final Fantasy XIV in a nutshell per capire i meme dei server a fuoco. Esatto, sì, esatto. A posto. Sappiate che lo farò. Vi ho sentito in differita e vi dico... Final Fantasy XIV può essere giocato anche solo per la storia, perché è considerata una delle migliori storie della saga di Final Fantasy e il cattivo migliore della saga. Wow, addirittura. Sono parole dure le tue, Shun. Merda, sapendo che esiste Sephiroth è veramente dura come cosa. Esatto, esatto. Sì, in effetti Sephiroth come cattivo non ha davvero confronto. Perché poi se guardi tipo nell'8 c'è un esercito di cattivi. Fosse rimasta Idea come cattiva per tutto il gioco, magari poteva diventare qualcosa. Mm-hmm. Ma poi arriva Adele, e poi arriva Artemisia, e poi c'è Seifer. Quindi c'è un po' un patatrack di cattivi. Nel 9 c'è. Come si chiama? Oh merda. No, non così. Cazzo. No, non mi ricordo, devo guardare. A parte che sicuro mi anticiperà qualcuno della chat. È Kuja, con la K, Kuja del 9. Il fratello di Gildan. Giusto. Giusto, giusto. Zidane, anzi, okay. Zidane per noi, esatto. No. Ed è che subito brutto. Berlino 2006. Esatto. Comunque, sì, la finale di stata. Bravo, bravo. Finisce così Final Fantasy 9. La prima versione del gioco faceva cagare al cazzo. Tanto che hanno cambiato direzione, quella attuale. Per risolvere il problema, lo hanno letteralmente cancellato dalla faccia della terra con un escamotage di trama della meteora. E calamità, sì. Ed è stato rifatto tutto da capo. Bello, sì, bello, sì. Bello, mi piace. È stata una bella trovata, diciamo, per nascondere un grosso problema all'interno dell'azienda. Mettiamola così. Bello, ma è diventato un po' troppo anni 80 per me questa canzone. Quindi 3, 2, 1. Gianarita Boy. Oh, non mi sta andando, aspetta. Ah! Fermo? Non vuole farmi partire la prossima canzone. Oh, la 42 non me la fa partire. Premi su Saving the World. Sì. Ok, partiamo da quella. Ok, perfetto. La 42 non so perché me la fa skippare, ragazzi. Magia. Oh, parlavi di anni 80? Questa ne ho sentito parlare. L'ho sentita, ne parlavano, cioè non la canzone, il gioco, l'ho sentito parlare su Power Pizza. Ok. Chi è che ne parlava di Narita Boy? Loro probabilmente ne parlava su Power Pizza. E non ho capito se il gioco è italiano. Dopo chiedi alla persona sbagliata. Il futuro è fatto di pixel. Sviluppatore studio Koba. Ok. Indie Game Studio. Vediamo un pochino se... No, è francese. O comunque è europeo. Ok, è uno studio europeo. Bla 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 bla. Va bene, perfetto. Momento ondeggiamento del busto e molleggiamento delle spalle. Esatto. Così. Narita Boy è un 2D platform Metroidvania, per chi non lo sapesse, finanziato completamente su Kickstarter, 160.000 euro in un paio di mesi. È spagnolo. Ok. Wow. Ok. Beh, è bello intanto sentire che ci sono queste esperienze di Kickstarter che vanno a buon fine e non vanno in fiamme appena il progetto parte. Riformete ora anche lì. Esatto, anche lì. Quello crashato malamente.
Che è tutto a posto. Azzo. Sì, ecco, Manu fa le capriole. In chat ditele di non fare le capriole, per favore. Se avete il pass Xbox, è gratis. Ok. Ah, ok, sì. Ancora per 7 giorni. Don't worry. Sì. Vabbè, bravo Narita Boy, ma 3, 2, 1. E qua che cosa ti devo dire? È amico tuo, questo. Questa è letteralmente la canzone che mi ha accompagnato in tutta l'infanzia. Cioè... Che bella che è, però. No. Anch'io ho messo un pezzo di Zelda, comunque. Ah, grande. Più avanti. No, Ocarina of Time veramente è tipo il gioco che porto nel cuore in assoluto. È ed è incredibile perché, cioè, uno pensa, ah, vabbè, questo gioco a picchiaduro, bla bla bla. Alla fine, qual è il tuo gioco preferito? Ocarina of Time. Quindi, ha senso. Ma sì, ma perché, cioè, secondo me, uno può spendere, cioè, io ho speso una quantità di ore su Overwatch folle, ma quando mi dicono dimmi quali sono i tuoi 5 giochi preferiti, non mi verrebbe mai da... Tu stavi per far esplodere tutto quanto, visto che tremava la webcam. Ho tirato una ginocchiata al tavolo. Però, cioè, non mi verrebbe mai da dire Overwatch è uno dei miei 5 giochi preferiti, perché è figo, è divertente, ma i giochi fighi sono altro. I giochi fighi sono quelli che arrivi al finale e stai piangendo o ti lasciano a bocca aperta, che, i momenti che ti emozionano, robe del genere. Non puoi mettere un gioco multiplayer. Io voglio approfittare di questo. È possibile mettere un link in chat? Certo. Per caso? Io voglio approfittare proprio di questa canzone per mettervi un video. Ragazzi, è tipo il mio video preferito di YouTube. Ok? Ok. Ed è proprio basato su Ocarina of Time. Io lo spammo ogni volta che si parla di Ocarina of Time. Aspettate un attimo che lo trovo. Che pezzo incredibile. Si chiama Masterclass in Subtext. Perché ho letto in chat il discorso del il genio di Majora's Mask. Ok. Sai che penso di... è uno di quei video saggi di 200 minuti? È un video di 33 minuti. Perfetto. Che parla della sottotrama di Ocarina of Time. E lo scopo del video è spiegarti quanto Ocarina of Time sia il gioco più triste della serie di Zelda, okay, senza fartelo capire direttamente. Ed è incredibile. È un video, a parte che credo sia uno dei video meglio prodotti su YouTube. Ok. E a mani basse il mio video preferito in assoluto, perché ogni volta che lo vedo, sapendo il legame che ho con il gioco eccetera, io arrivo a fine video ogni volta con le lacrime agli occhi, letteralmente. È una cosa incredibile questo video. Veramente salvatevelo, guardatevelo dopo, eccetera. Appena avete 30 minuti liberi, guardatevelo, perché se avete un minimo apprezzato Ocarina of Time, piangerete anche a voi a fine video. Ok, allora aspetta un attimo che voglio copiare il cacchio di link, che però devo farlo da... Te lo mando su Discord se vuoi. No, ce l'ho. Me lo metto qua su... su Chrome e me lo tengo qua basso in yes ridotta icona. Fate che voi 33 minuti. Che 33 minuti, ma ti giuro, cioè, non sembra. Arrivi a fine video che dici, ma come, l'ho avviato poco fa. Ma sai che credo di averlo anche, cioè, almeno iniziato. Ci può stare. Okay. Aveva fatto molto scalpore quando era uscito. Sì. Ok, vabbè, Halo anche lì, che gli vuoi dire, cioè, se sei un fan di multiplayer spara tutto, l'hai spaccato sto gioco. Sì. E non solo, perché questo qua mi ricordo di aver giocato l'1, 2, il 3 in coop con mio cugino, tipo d'estate, quando eravamo in vacanza in montagna, il pomeriggio tornavi a casa e cosa c'era? Halo.
Sì. A livelli di difficoltà impossibili, tra l'altro, perché lui era fortissimo e io dovevo stargli dietro, perché lui diceva: senti, parole chiare, io sto gioco lo devo finire a livello massimo. Se vuoi darmi una mano, va bene, se no, non giochi. E io, ok, no, no, voglio imparare col sangue. 7 anni, sono una vittima per il dio del sangue. Molto bello sto tema, veramente sì. Iconico. Sì, sì, sì. Assolutamente. E no, no, sputerò sangue, lo giuro. Esatto. Esatto. Il team di Halo è chiaramente una gita al lago Duria. Ok, certo. Confermo. Andava detto. Andava detto, ma andava detto anche 3, 2, 1. Ok, ho capito perché l'avete messa. Ho capito perfettamente perché l'avete messo. Taxi! Bravo! Questo è tipo un Tony Hawk, se non sbaglio. Ah no, questo è Crazy Taxi, fra. Crazy Taxi? Oh mio Dio! Assolutamente sì. Questo è la colonna sonora principale di Crazy Taxi. Beh, poi... questo album degli Offspring era esagerato. Assolutamente. Ma guarda, questa canzone è talmente legata a Crazy Taxi, anzi Crazy Taxi è legata a questa canzone, che hai presente quando c'è stato tutto il macello dei copyright strike, il primissimo praticamente, dove a un certo punto si era detto: ragazzi, bisogna giocare i giochi in muto su Twitch, praticamente. Ok, ok. C'era la clip che girava su Twitter di Crazy Taxi e di sottofondo uno che cantava yay, yay! E faceva la canzone a voce perché non poteva farla suonare. Fighissimo. Troppo bello Crazy Taxi, però io non l'ho mai giocato Crazy Taxi. Merda, no. Mai allora, se mai dovessi capitare in Riviera Romagnola in vacanza, sicuro troverai un cabinato di Crazy Taxi, giocaci. Ci butterò i miei 5 euro in monete di piccolo taglio. Sì. Penso di averla vista, bravo. Ovviamente non solo che per i miei gusti preferisco i single player con una storia e lore ben approfondita e pensata, poi come ho detto prima ognuno la può pensare come vuole. Bravo, bravo Luke, bravo Luke. E anche Celeste. Celeste è un gioco di cui ho sentito solo parlare bene, ma che è anche estremamente frustrante. Molto, molto. L'hai giocato tu? È uno di quei giochi trial and error dove fai tanti error e quindi fai tanti try. Ok, ok. Perché banalmente si tratta di un platformer di quelli super punitivi, dove devi fare da punto A a punto B senza schiattare fino al prossimo checkpoint in poche parole. Ok, ok. Ma è veramente incredibile, sia di musica che di storia, che di... che di grafica e di tutto, è motivo per cui viene soltanto elogiato questo gioco. Okay. Veramente bello bello, e sono incredibilmente belle le speedrun di questo gioco. È fuori di testa come gli speedrunner riescano a fare quello che tu magari ci scleri sopra una settimana, loro te lo fanno fatto. 3, 2, 1, in Italia abbiamo La Morra, che è uno speedrunner proprio di Celeste, che ha fatto tante comparse nel corso delle varie maratone, ed è veramente un giocatore assurdo. Ok. Ma io tanto ho visto che anche quel ragazzo che ci ha fatto da caster per SmackDown vs Raw, Pingu, anche sì, lui ogni tanto si butta in speedrun, robe del genere. Ho visto un Super Mario da blindfolded. Sì, 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 lui Mario 64, e è stato il primo italiano ad aver finito Mario 64 da bendato. Wow! Sì, sì, conosci sì. Un VIP? Voglio dire. Ha detto tutto Loshi, non posso che aggiungere, giocalo assolutamente, ne vale la pena.
ok, va bene. Io non sono il più paziente dei giocatori, quindi vedrò, magari se mi capita l'occasione di giocarci lo proverò e poi deciderò se prenderlo. Però a questo punto facciamo 3, facciamo 2, facciamo 1. Spyro. Ti dirò, ho ricordi, pochi ricordi di Spyro. Uh-huh. E pochi che c'ho, però tutto sommato sono ok. Cioè, ma sono proprio ricordi veramente dove devi scavare un botto, cioè tipo 4 anni, cose di questo genere. Sì, 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 sì. È una serie che non ho mai approfondito, ma mi ricordo che da piccolo mi divertivo tanto a raccogliere le gemme in quello che probabilmente era al tempo Spyro 2 o 3, qualcosa del genere. Sì, una roba del genere. Anche io mi ricordo, non ce l'avevo io personalmente, ma ce l'aveva mio cugino. E alternavamo questo, Mickey Mouse, c'era un gioco di Topolino sulla Play 1. Ho capito, quello dove c'è Topolino, dove c'erano gli scheletri. Sì, era Steamboat Willy, si chiamava. O forse era solo il livello che era Steamboat Willy. C'era il livello della Steamboat Willy. Fun sì. Fact, è stato il mio primo gioco della PlayStation, quello. Oh. Mickey Mouse PS1, Mickey's Wild Adventure si chiamava. Sì, sì, le avventure di Topolino, sì, sì, sì. Mamma mia, anche quello lì non era proprio facilissimo, Facevo abbastanza sclerare da piccolo, sì. Un bel platformer, me lo ricordo. Cioè, poi, non l'ho più giocato da quando ero bambino, dicevo la stessa cosa di Final Bout, quindi magari rigiocandolo oggi dico che un po'. Però... Beh, io mi ricordo che a casa di mio cugino si giocava a quello, si giocava a Spyro, si giocava a Soul Edge. Ah, certo, il primo Soul Calibur. Il primo Soul Calibur. Che l'avevamo trovato in vacanza in un cabinato. Uh-huh. E poi tipo 2 mesi dopo essere tornati a casa, arrivo a casa di mio cugino e fa: ehi, guarda cosa ho trovato. E quindi che lì l'abbiamo menato, l'abbiamo devastato quel gioco. Eh sì, molto bello, molto bello. Così come lui ha consumato i nostri soldi, io a questo punto consumo anche un 3 2 1. Vabbè, che cazzo dobbiamo dire qua, scusa? Vabbè, è un po' un remixino, ma è un remixino che sembrerebbe avere senso. Per ora. Poi magari farti la cacata devastante, non mi pare. Letteralmente l'inno dei gamer, questo. Esatto, esatto. Vi ricordate? Vedi, arriva Super Mario. Vi ricordate il gioco di Paperinic? Il gioco di Paperinic? Ah, certo. Della Play 2, però, mi sembra che era quello. Aspetta, fammi subito aprire Chrome. Chi è PK? Chi è PK? Sì, sì. PS2? What? Ma davvero? Sì, sì, sì. Vabbè, come c'era coso, Operazione Papero, anche, che però era Paperino e basta. Operazione Papero credo l'abbiano giocato tutti al mondo. Yes. Almeno la demo. Ma che figo è il gioco di pick-up, scusa. Ma ci sono veramente delle gemme assurde per la Play 2. Pick-up, tra l'altro, come trama era fighissima. Sì. Mi ricordo che la prima saga di PK è ancora da qualche parte su mansarda dei miei. Il peccato, il grossissimo peccato è che il numero 0 Evroniani è consumatissimo. È davvero consumatissimo. Quello mi gira le balle ancora. Però mi ricordo la trama e poi era super cupa. Cioè a un certo punto iniziavano davvero a succedere delle robe... Sì, dei what sì, if mega cupi, tutti che morivano. E PK, c'era Paperino, voglio dire, c'erano qui qua, c'era zio Paperone. Ma sì, ma questi veramente questi fumetti di un tempo sono tipo layer 1, Papero parla, fa cose. Layer 2 disastro psicologico. Non c'erano poi così tanti layer, ma se andavi oltre il primo. Ah, fammi Papero, layer 2, la morte. È vero.
iceberg, cazzo. Oh, Gesù. Sì, 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 ma vabbè, tanto questa è già finita, dura 58 secondi. Ah, vabbè, onesto. E siamo di nuovo League of Legends. Mamma Riot. Ah, no, io sono in pubblicità. Ah, attenzione, no, 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 non è vero, non è vero. Haha, non c'è League of Legends, non c'è niente del genere, mi dispiace. Canzoni della Riot sono sempre strabelle, sì, e un po' mi dispiace di non aver messo Die For You dei VCT Champions di Valorant di quest'anno, perché era davvero molto bella. Quella è incredibile. Poi io ho visto anche tutto il torneo e sono un po' infognato io di sports, di sparatutto, quindi Valorant, quindi Overwatch, okay, quella roba lì. E anche adesso c'è un torneo di qualificazione europeo e Middle East, Asia, e quindi dei momenti morti a lavoro tiro su Chrome, giusto. Sì, onestamente non riesco a immaginarmi un momento di lavoro senza Twitch aperto, cioè. Esatto, esatto. Twitch, YouTube, basta che non sia niente di parlato che devi seguire con l'audio, basta vedere. Sì, sì, il sottofondo, il white noise. Esatto. Immagini, il cervello felice ha pagato. È partito? Sì, in questo momento. Ok, va bene, perfetto, che tempismo. Non si gioca a lavoro. Chi è che gioca a lavoro? Ho detto che guardo i video. Guardo gli altri giocare. Guardo gli altri giocare. Poi nei momenti davvero morti apro MTG Arena e mi faccio qualche partita Magic. Vedi, mannaggia, io questa cosa non la posso fare. Cosa faccio? Attacco al volo il computer e gioco a Street Fighter. No, non posso. È perché... No, no, l'ho ascoltata la canzone di Deponia. Chiara, l'abbiamo ascoltata. Caso li devi dire a Riot, niente. Poi con i Paris, che ne sanno davvero tanto, tanto, tanto i Paris. Sì. Cercano veramente le persone giuste con cui collaborare. Quella che mi è piaciuta un po' di meno era Giants. Bella. Ah sì? Bella, ma un po' meno. Un po' meno. Posso capire, posso capire. Sì, sì, sì. Ah, mi sa che ho anche saltato un pezzo, forse non l'ho messo nella lista. Fammi. Ok, ma proprio nella playlist, dici? Sì, 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 devo averla saltata. Vediamo, vediamo. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Ok, la mettiamo in coda. Dai, la mettiamo in coda, perfetto. Va bene, e poi dopo ti dico qual è il pezzo, così lo andiamo ad ascoltare. Okay. È vero, è vero. Ecco perché non mi era piaciuta tanto. Perché era uscita subito dopo il pezzo delle KDA. Ah, ok, dici standard troppo alto, mi ha un po' deluso. Bilanciamento, sì, era. Ok, prova, ho capito. Provaci un po' di meno, era l'idea. Chiaro, sì, chiaro. Sì. Bello, ma abbiamo una timeline da rispettare. Quindi 3, 2, 1. Ah, ok, niente. A me è partita Warbat, ma partiamo da Sleep on the Pumps. Poi dopo la mettiamo. Dopo la mettiamo, Chiara. Non te preoccupes. Sei a Sleep on the Pumps? Sì. Ok, perfetto. Sleep on the Pumps? Avanti, chat. Informatemi. Ditemi le cose. Non ho idea di cosa sia. Parlatemi, chat. Ditemi. Allora, se no va bene. Visto che non collaborate, me la vado a cercare io. Dramatical Murder. Eh? È il gioco. Non è un gioco, è un anime. Ah, ok.
Dramatical si chiama Dramatical Murder. Ok, io però voglio capire che cos'è questo Dramatical Murder. Dramatical Murder plot. Vai. Seguito da una visual novel. Vabbè, sti cazzi. Il personaggio introdotto come assistente di quest'altro. Ma scusa, non dice niente della plot. Ah, ok, allora ho trovato la pagina Wikipedia e dice: vai. Dramatical Murder è una visual novel di genere yaoi ad ambientazione futuristica. Ok, ok. La storia si svolge in un futuro molto lontano, in un'epoca in cui il Rime, un gioco di combattimenti virtuali, è incredibilmente popolare. È molto diffusa anche la presenza di degli Allmate, delle intelligenze artificiali. Aoba vive in una vita ordinaria, lavora in un negozio e abita insieme alla nonna Tae sull'isola di Midorijima. Non è interessato al Rime e non appartiene a nessuna banda. Un giorno però si trova coinvolto in misteriose sparizioni che tormentano la città. Inizia a indagare sui misteri dell'isola allo scopo di proteggere la sua vita quotidiana. Ok. Purtroppo l'ho giocato. Cosa, scusa? Purtroppo l'ho giocato. Quindi battaglie di spade laser, molto più letteralmente di quello che pensi. Benissimo, allora andiamo avanti, che sta canzone mi sta venendo facendo venire l'orticaria. Oh, è un remix di un pezzo di Overwatch questo qua, del corto dei fratelli Shimada, se non sbaglio. Ah, sei già partito, aspetta allora. Pubblicità? No, no, non ho sentito il countdown per questo. Ah, sì, scusa, sono andato avanti in automatico. Che cos'è questo? Ma cos'è? Oh mio Dio, ma che è? Ah, no, è tipo una canzone a tema Overwatch. Ok, non è tipo... Hanno preso la musica... del corto animato di Overwatch e ci hanno fatto tipo un remix, un pezzo originale, una roba del genere. Ah, è sempre JT Music. Ok, è solo a tema, va bene, però non lo so, non lo so, a me queste robe fanno un po' si cagare, si torna sempre un po' al nutelloso. Ok, questa è proprio manco Nutella per me. Questa è proprio schippato a pie pari. Questa bisogna mandarla avanti. Questa è un 3, 2, 1. Ok. Questo di cos'è invece? Ok, andiamo a cercare. Perché in realtà arrivano anche delle robe belle. Belle oscure. Dimmi, sbrani. I hate jazz. È possibile che sia in Scott Pilgrim? Ah no, titoli di coda di Monster Prom. Ah, ok. Monster Prom, ragazzi. Dopo che sento ogni tanto, ma non ho mai approfondito. Ma è una roba super divertente da giocare con amici. Io e Gian con Ruby Rust, con Ruby Skiddo, l'abbiamo portato in live diverse volte e ci siamo davvero spisciati, perché poi puoi mettere i bastoni tra le ruote agli altri, davvero super super figo. Ok, poi adesso hanno fatto anche Monster Camp, in cui sei tipo il camp estivo e devi morchiare un dating sim, tipo? Sì, è un dating sim. Sto male. Sì, 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 è un dating sim con i mostri. E tu sei a scuola o sei in vacanza e robe del genere, è super divertente. A me è piaciuto davvero, davvero tanto. Bello, bello, ci sta. Ah, ok. Nier. Questo è uno dei giochi che...
anche questo molto alto nella lista di quelle cose da recuperare, perché è un gioco che sono colpevole, ok, ho bistrattato in un primo momento perché... Padre, mi perdoni perché ho peccato. Esatto, perché devi sapere che io ho la totale repulsione del fanservice nei videogiochi, praticamente è okay. proprio una cosa che okay. non sopporto. E, motivo o meglio, per cui no? hai odiato Final Fantasy XII, cioè 10-2. Ok, perfetto, ok, siamo allineati da questo punto di vista. No, nel senso che a me è piaciuto perché ero un dodicenne, però adesso, cioè, un po' troppo, cioè, pare davvero una fanfiction. Ok, ok. Cioè, ci sta, ma centellinata, almeno nel mio caso. Però poi dopo mi sono perso tutto ciò che c'è attorno a questo gioco, che fanservice è un po', diciamo, per alcuni la ciliegina sulla torta, però comunque su una torta veramente buona, diciamo, no? Certo, e quindi sono tipo lì che dico, ok, se riesco a chiudere l'occhio da questo punto di vista, potrei avere davvero tra le mani un gioco che mi piace veramente tanto, diciamo. Torta della Madonna, diciamo. Ricetta, torta della Madonna. Andate a guardare la clip, ragazzi, andate a vedere la clip di me che rido per il cactus. Cosa, aspetta? Eravamo... non mi ricordo di quando è sta clip, non c'è scritto, vero? Di quando è? Gesù, ditemelo, ditemelo. Tra l'altro siamo agli ultimi 14 pezzi. Ah, oh, perfetto. Siamo, guarda, siamo giusti, siamo perfetti nella vita, eh? Poi stasera siamo in tempo. bello Amusement Park, ma il prossimo pezzo lo sappiamo tutti. Quindi 3, sì. 2, 1, let's go. Mamma mia. Crash Bash. Incredibile sto gioco. Ecco, ci eravamo presi la briga, io e un mio amico, in un periodo in cui nessuno di noi andava all'università, si parla di 7-8 anni fa, qualcosa del genere. Ok. Nessuno di noi andava all'università, nessuno di noi aveva un lavoro, e niente, eravamo a casa a grattarci allegramente il ginocchione peloso. E quindi lui un giorno è arrivato a casa mia con una chiavetta USB, l'ha messa nel mio computer e ha detto: adesso completiamo al 100% Crash Bash. Madonna. E quindi, cioè, abbiamo iniziato i primi livelli, ah sì, dai, dobbiamo superarlo, poi dobbiamo fare la gemma e poi il cristallo e poi andiamo avanti. Ma siamo arrivati tipo a tre quarti del gioco facendo tutto quanto. E c'erano dei livelli su cui abbiamo perso giorni interi. Madonna santa, che gioco impressionante, impressionante. Minigiochi erano fuori di testa. Era un po' il Mario Party di Crash. Sì, assolutamente sì. Era assolutamente quello. Quella cosa che, come dire, da una parte hai Crash Bash, dall'altra parte hai Tag Team Racing. È vero, Tag Team Racing, vero. Erano palesemente delle copie dure e pure di Mario Party e Mario Kart. No, ma va, hanno avuto entrambi l'idea nello stesso esatto momento, uno di fare un gioco di minigiochi e l'altro di fare il gioco di corse. Sì. Se non fosse che Mario Kart era di forse una decina d'anni prima. Cos'era? Il primo era per il Super Nintendo, è possibile? Di Mario Kart? Sì, sì. Super Mario Kart, il primissimo. Super Mario Kart. Mario Kart 64. Del 92. Poi c'è stato Double Dash sul GameCube. E poi da lì tra DS e Wii, eccetera, tutti gli altri. CTR meglio di Mario Kart, dice questo Andrew MC. Attenzione. Guarda, non è così unpopular come opinion. Sono in molti a considerare CTR un gioco migliore,
Perché si presta meglio alle competizioni rispetto, almeno per quanto si riguarda gli ultimi Mario Kart, diciamo, per il semplice per fatto che non è Nintendo. Purtroppo Mario Kart negli ultimi periodi, diciamo che è andato molto più a sorridere al casual, diciamo. Ok. Un po' come tutte le cose di Nintendo, d'altronde. CTR ha sempre mantenuto quel layer extra, diciamo, di cosa che non è stata tolta durante la remaster, eccetera, no? Okay. O comunque ci sono stati dei cambiamenti, ma che comunque hanno tenuto un po' di profondità, quantomeno, no? Ok, ok. Ok, sì, ma in effetti quello è un po' un tema particolare, quello del casual gamer per Nintendo. In pratica si stanno appellando solamente più ai casual gamer. Sì, perché dicono, a me cosa frega dell'hardcore gamer nel momento in cui io vendo il gioco, lo sto vendendo a chiunque, e so che l'aspetto casual comunque ricopre tranquillamente un 80% delle vendite dei miei giochi. Quindi perché dovrei impazzire nell'accontentare un'estrema minoranza piuttosto che concentrarmi su qualcosa che fa contenti tutti gli altri, sostanzialmente, no? Che da una parte io lo capisco, da un punto di vista proprio di marketing, eccetera, strategico, diciamo, ma ti ritrovi poi con dei prodotti che, non dico che sono senza anima, ok? Però, cioè, tu li vedi i vecchi giochi di Nintendo e non è un discorso di nostalgia, attenzione. Prendi Smash Bros, per dirne uno. Sì. Ultimate, madonna, ha tipo quasi 90 personaggi. Un gioco incredibile visto dal punto di vista personaggi. Smash Bros Ultimate ha 87 personaggi, mi sembra, se non ricordo male. Sono tantissimi, incredibile, non puoi. Cioè, sono veramente tanti. Dal punto di vista casual è un gioco incredibile, perché hai tutto ciò che vuoi, tranne una modalità single player decente, ma questo è un altro discorso. Però c'hai tutto, praticamente. Cazzo, ah, ma Ultimate è l'ultimo? Sì, sì, Ultimate è quello per Switch. Ok, okay. Finito da poco tutto il ciclo dei DLC, conclusosi con Sora. Ok. E, però, cioè, c'è gente che gioca ancora quello del GameCube, che è Melee. Ne ho sentito parlare. C'è un motivo se la gente continua a giocare a quel gioco. E è vero che quel gioco ormai a livello casual non se lo caga più nessuno. Però poi dopo vai a vedere che quella piccola minoranza che continua a giocare a Melee è comunque in grado di generare qualcosa di assurdo, come tornei con montepremi da migliaia di dollari, che tirano in chat 50.000 persone durante una finale o cose di questo tipo. Ok. Però a quel punto dici, cazzo, ma ha davvero senso voltare le spalle all'aspetto hardcore dei titoli, se poi dopo mi permette di mantenere così vivo un brand? E questa cosa Nintendo non ci arriva, banalmente, non ci arriva. No, assolutamente. Cioè, lo vedi davvero per qualunque titolo di Nintendo, purtroppo. Sì, sì. Intanto siamo arrivati a Child of Light, che ho iniziato ma non ho mai finito, perché ero di nuovo nel periodo del rigetto per gli strategici a turno, e quindi no. Però è super particolare, è distribuito da Ubisoft, questa è una grossa pecca, però è bello, dal punto di vista stilistico è davvero super interessante. È talmente interessante che 3, 2, 1 e prossimo. Ecco, Monster Hunter. Ecco. Ragazzi, io non ce la faccio. È proprio il gioco. Io vi giuro, gli ho dato tante possibilità, ma okay, io ho capito che non è un gioco per me. Io ho dato possibilità su Wii, su Wii U, su Switch, su PC. Non mi prende, non mi prende. Non è, gioco 10 minuti, mi annoio e spengo. Non ce la faccio.
se non ti piace il farm non fa per te, dicono in chat, che in effetti non mi ritrovo così lontano dall'essere d'accordo, sì. Più che altro per il farm, che il gioco deve davvero prendermi e devo prendere le sberle dai nemici giusti per essere impegnato nel farm, sì. Perché cioè, se becco sberle da un fungo dico no, che è sta merda, perché ho preso sberle da un fungo, ok, cioè fa culo, me ne vado, spezzo in due il disco con una ginocchiata. Se invece prendo sberle da un gigantesco dio dinosauro che ti guarda male e ti infonde la paura di Cristo in corpo, quello lo posso capire, quello lo posso capire, e allora dico ok, il tuo ego lo regge quello di... Che poi è lo stesso motivo per cui Dark Souls in casa mia è durato 25 minuti. Poi è stato riportato da GameStop. Okay. Lo zombino di turno, gracilino, sì, sì, sono, che ci sta di già. O devo essere scivolato, tipo una roba del genere. Ancora peggio. Sei morto. Ah, mamma. Bello. Ormai sai già che quando dico bello c'è il 3, 2, 1. Metal Gear Rising di nuovo. Ragazzi, più ascolto questa canzone, più sudo. È giusto così, è tutto normale. È tutto a gusto sudore, ragazzi. Gabbo said the Mao, what is patience? I have no idea. È il motivo per cui, di nuovo, quando perdo, anche solo a Overwatch, inizio a perdere la pazienza. Cioè, raga, la pazienza ce l'ho nella vita reale. E quello è importante. E quello è importantissimo. Nei videogiochi, zero. Ma proprio zero. Cioè, mi incazzo per qualunque cosa. Poi divento salatissimo. Cioè, la chat arancione su Overwatch è la... generale, è quella con okay. Slash all. Quando gioco e perdo, devo. L'idea dovrebbe essere quella di mettere la webcam davanti al box della chat, perché se no finisce davvero in tragedia. Sulle volte che ho insultato le madri dei giocatori avversari sono più di quelle in cui ho scritto GG. Oddio. Non ci sono abbastanza madri. Esatto. Quello è la truffa. Metal Gear Rising comunque ce l'ha fatto abbastanza a fette stasera. È già il terzo, quarto pezzo. Quindi grazie, ma arrivederci. 3, 2, 1. Vai. Oh. Interessante. Crosses di José González. Aspetta, è partita la voce, mi viene da dire un Life is Strange. Quel tipo di giochi, certo. Vediamo. Se vado su video. Sì, Life is Strange. Let's go. Che occhio, sì. Che orecchio. Sì, beh, io l'ho amato. Io l'ho amato davvero. Life is Strange. Mi ricordo che quando l'ho giocato. La prima volta che l'ho giocato in live da Gian. Perché okay. Ero a casa sua in quei giorni. E tipo, l'abbiamo giocato per 3 giorni di fila. Abbiamo giocato solo a quello. E il finale mi ha spezzato in due. Non l'hai mai giocato? No, era tipo una di quelle serie che avevo cominciato a guardare su YouTube, ma che poi non so per quale motivo avevo smesso di guardarlo. Okay. Dovrei effettivamente chiuderlo, perché c'ho anche sto capitolo aperto. Sì, ovviamente devo ricominciare da capo perché non mi ricordo nulla, quindi... Vabbè, ma finale fatto, senza spoiler, quello sensato o quello dettato dal cuore? Li fate tutti e due e per me vince quello dettato dal cuore. Per chi non l'ha ancora giocato, secondo me merita un sacco.
non lo so, il primo secondo me non è proprio mai stato pareggiato da quelli dopo. Mai. Questa è una cosa che sento spesso. Il mio canone è quello logico e sensato. Beh, ti sbagli, vattene. grande rapporto con la chat. ma abbiamo due pezzi molto molto interessanti. E tra l'altro io ho messo un pezzo stasera che mi chiedo come sia possibile che non sia stato messo da nessuno. Ok? Mi chiedo come sia possibile. Però vediamo. Allora, penso di aver capito. Ti dico il numero. Ti dico il numero? Sì. Vediamo se indovino. Aspetta 67. Un attimo che devo trovare. Sì. Te. Ok. Lui. Le canzoni del bardo di Dragon Age Inquisition, raga, qua siamo a livelli. Io sono da EasyJet. Aspetta un secondo. Io sono da EasyJet. Sei da pubblicità EasyJet, a posto. Non stavo capendo, stavo dicendo. È una battuta, che una freddura che non ho capito. Che cosa sta succedendo? È la senti concorrenza. La stessa pubblicità di EasyJet, di continuo. Aspetta che devo dire. Arrivo subito. Yes. Sono le pubblicità della concorrenza comunque in live. C'è EasyJet. Non dirlo. Voilà. Ah, meravigliosa colonna sonora di quel gioco. È partita la tua musica? Non ancora, sono ancora in pubblicità. Senti, EasyJet, avete scassato il... No, quella è finita. Adesso c'è quella di Spotify. Ah, ok. Ti dice, non ti stiamo rompendo abbastanza il cazzo? Perché non paghi il premium? Esatto. Ma io veramente, cioè, non volevo proprio. E dai. Partita ora. Ok. Ah, ok. I was never quite the quietest girl. Her attacks are loud and they're joyful. But she knew that. Bellina questa. Sì, ma le musiche BioWare. Quindi parliamo di Dragon Age, parliamo di Mass Effect, parliamo anche di. Star Wars Knights of the Old Republic. Che ok, si basa sul tema. Star Wars, però non è male, se devo dire la verità, non è male, niente male, molto bravi. Inquisition mai giocato, ma non è, ma qualche Dragon Age, il primo assolutamente il migliore secondo me. Ok, ci sta. Mi ricordo ancora la prima volta che l'ho giocato. Un po' lo guardavo mio fratello che giocava, poi lo giocavo io, facevo altre robe, bla bla bla. Quando sono arrivato alla missione dei nani, ero da solo in casa, era inverno, era tutto buio. Porca di quella troia. Quando arrivi alla fine che ci sono i prole oscura che fanno quelle robe terribili e... Ok. Non in modo migliore, diciamo. No, non il assolutamente migliore. Però poi quando ne esci dici, cazzo, ho davvero fatto la cosa giusta, ho spanato tutto quello che c'era sulla strada. Wow. Ci sta. Merda, dovrei rigiocarvelo, veramente è passato tanto tempo. Tu l'hai giocato in DLC? Sai che non credo. Non penso. No, mi sa che ho giocato solo il gioco base. DLC del primo c'era il DLC di Morrigan. Ok. In cui, vabbè, non so se ti ricordi come finisce il primo. Più o meno, sì. Che comunque alla fine devi combattere contro il megademone e in base a quello che fai puoi mettere incinta Morrigan e lei si prende lo spirito dell'arcidemone nel bambino. Certo. Però poi lei sparisce. Ok. E appunto c'è il DLC in cui la insegui. Ah. E la recuperi. Ah, pure, ok. Sì,
poi in base a quello che fai puoi decidere di andare via con lei, puoi decidere di ucciderla, puoi decidere di lasciarla andare per i fatti suoi e bla bla bla. Però è davvero fighissimo quel DLC, è davvero strafigo. Se lo recupero mi gioco anche il DLC a sto punto. E Mass Effect? Io ho amato Mass Effect, yes. Veramente una serie a cui sono... È una delle poche eccezioni che ho portato a termine per intero. Dei single player. Sì, in quel periodo in cui giocavo tanto ai picchiaduro. Mass Effect, io mi ricordo che mi aveva prestato la trilogia a mio cugino per la Play 3. Ho giocato il primo ed ero un po' curioso, okay? Ok? Perché sentivo al tempo, la mia ragazza del tempo era fissatissima con Mass Effect. Ok. E dicevo, boh, proviamo un po'. Vediamo. Provato il primo, che comunque in retrospettiva direi che è probabilmente il peggiore. Sì, almeno è quello assolutamente che è quello che mi è piaciuto di meno. Però cazzo, cioè, nonostante tutto mi aveva preso tantissimo e la cosa è andata migliorando andando avanti con la storia. Anche perché c'era la cosa poi che ti tiravi dietro le decisioni dei giochi precedenti. Sì. Dice wow, ok, no vabbè, spettacolo. Quello è uno di quei giochi che devo rigiocare ed è in alta priorità, ma dopo mori perché l'ho già giocato. Dopo mori perché l'ho già giocato. Il giorno stesso l'ho messo a scaricare, in un mese e mezzo l'ho finito da blind. Su Game Pass avevano messo la Legendary Edition. Sì, infogna tanti. Se ti prende bene Mass Effect è finita, è veramente sì. Finita. Il grosso problema della trilogia di Mass Effect è Mass Effect 1. L'ho detto. Ci sta, perché ci sta. È super legnoso, ha un sistema di livellamento dei personaggi agghiacciante. Però sai cosa? Questa cosa l'ho vissuta solo in retrospettiva. Perché okay. Giocando il primo e basta, ero tipo, vabbè, ok, è così il gioco. Poi giochi al 2 e dici, wow, ok, migliorato un sacco. E allora a quel punto ti fai la retrospettiva dicendo, il primo forse è un po' legnoso, eccetera, eccetera. Sì. Ma intanto che giochi il primo, almeno per me, io non l'ho sentito tantissimo. Ok. Questo, non sapevo che cosa aspettarmi, banalmente, no? Poi il 2 ha settato la barra in altissimo, che quando poi magari ti viene voglia di rigiocare al primo, allora sì che senti effettivamente la legnosità. Esattamente quello è il problema, secondo me. È proprio che, diciamo, ti è venuta la bocca buona, come si suol dire. Perché ti hanno abituato al 2, che ha un bellissimo sistema di combattimento, di progressione dei personaggi, la storia. Esatto. È tutto molto più godibile. ci sta, sono d'accordo. E questo pezzo qua invece, Take Control, questo non conosco, fa parte della colonna sonora di Control. È un gioco single player che a me piace tantissimo per l'ambientazione. Tu sei questa ragazza che sta cercando suo fratello, okay, che è stato preso da un'agenzia governativa. Entri nella sede di questa agenzia governativa, che è un'agenzia che studia il paranormale. Ok. Ed entri dentro e in pratica riprendi i poteri che avevi quando eri una ragazzina. Uh-huh. Entrando dentro a questa sede, e hai il potere appunto di, che ne so, lanciare gli oggetti, tipo telecinesi. Ok, sto okay. Guardando le immagini intanto. Sì. E l'ambientazione è fighissima ed è super surreale come ambientazione, perché succedono un sacco di cose che vengono date per scontate, però tu sei lì che devi cercare di capire perché, ed è fatto dagli stessi di Alan Wake. Ah, ok. E Alan Wake è canon nell'ambientazione di questo gioco. Ma va. Sì. Spettacolo. Perché tu quando entri in questa Control Agency, a un certo punto trovi fascicoli su quello che è successo nella città di Alan Wake. Ah, quindi si lega proprio tantissimo. Sì. E c'è il DLC in cui trovi tutti gli oggetti che riportano alla storia di Alan Wake, e trovi i cattivi di Alan Wake dentro alla sede di questa agenzia. Madonna, figata.
Ok, ok. È super figo. Controllo, questo proprio non lo conoscevo neanche. Ma in realtà è anche relativamente recente. Control Ah, ok. Game. Allora ci sta che non lo conosca. È del 2019. Wow. Ok. Quindi è appunto super, super nuovo. Ha vinto miglior direzione artistica, ha vinto i BAFTA come migliore attrice protagonista in un videogioco. Figo. E questo è un pezzo verso la fine del gioco, se non sbaglio, in cui sei in questa casa delle bambole enorme che continua a cambiare disposizione dei corridoi e delle stanze. Ok. E sbloccano un sacco di nemici, ma tu hai sbloccato già tutti i poteri. Poteri, quindi sei rottissimo, ma fai cose. Mortale, e quindi passi in mezzo sparando. Di bello, tu. Bello. Fighissimo. Ok, siamo arrivati ai miei e i tuoi pezzi. Yes. Ok, quindi qui c'è sono i miei due pezzi. Questo è Infanzia a Gogo. L'ho mandato avanti, eh. Cioè, siamo a The Dark World. Ok, ci sono, sì, sì. Cosa gli devi dire? Che cosa gli devi dire a questi qua? Zelda, bravi, bravi. Link to the Past è il mio preferito. Ok, ci sta. Ripeto. Proprio per una questione di memoria. Autoaffermazione anche. Perché quando ero piccolo ci giocava solo mio fratello. Io giocavo il Bright World o Light World o quello che è. Sì. E arrivato al Dark World mi fermavo perché mi faceva paura. Ah, penso te. E quindi poi ovviamente arriva la Play 1, arriva la Play 2 e il gioco sparisce. Non mi ricordo un tot di tempo fa, non avevo più tanti giochi da giocare per casa, allora inizio a cercare, guarda qua, guarda là, e ritrovo Super Nintendo, ritrovo Zelda. Madonna. E allora vai, l'ho ricominciato e l'ho finito tutto quanto, e allora lì, sì, World, mi ricordo, è partita questa musica e ho detto, sì, cazzo, andiamo, distruggiamo sta merda. Vediamo un attimo, arrivo subito. Vai, vai. Abbiamo perso l'ospite, raga. Dark World non mi fai più paura. Ah, le cassette del Super Nintendo, eccolo lì. Perché in verità è ancora meglio di quel che pensi. Perché devo trovare se è qui. Oddio, non è qua. Ah sì. Oh, Dio. Questa è la versione, sì, giapponese. Oh. Oh, yeah. Era. Cioè, io ho trovato tutti questi giochi. Ok. Ah? Oh, madonna. Li ho pagati 2 euro ciascuno solo perché erano giapponesi. E tra questi c'era Link to the Past. Tipo. No. C'è anche, figa, Street Fighter 2. Cioè, fuori di testa. Ma no, ma chi è il pazzo che li ha venduti? Non lo so, ma appena l'ho visto ho fatto. Sì, quanto li vendi? No, perché te li sto già dando. Non so quanto, ma te li sto già dando. Mi fa, quello vuoi? Sì. Manina grabbina, dicono in chat. Germi miei. È fuori di testa. Questo. Quello, mettilo. Mettilo al sicuro quello lì, perché poi se passo io da quelle parti ti entro in casa tipo paracadutista. Bene, ma arrivati alla fine possiamo dire 3, 2, 1 e andare al pezzo che mi chiedo come sia possibile che nessuno abbia suggerito. Ok. Nessuno ha detto il livello delle scale. Assurdo. Questo. Che nessuno abbia mai visto un video di Videogame Donkey in cui sale le scale in qualunque momento e sente questa canzone. Sì. Ok. Ci ho pensato, ma ero sicuro che qualcuno lo avrebbe messo. Bellissimo. Okay, Nuclear sì, ma c'è questa. Bellissimo. Oh.
proprio poi... con questa chitarra col wah che mi spezza sempre. È vero. Mi stai facendo sentire delle cose che potrebbe sentire solo Kirk Hammett. Ma è un chitarrista o Pac-Man? Ogni volta che sento Metal Gear mi viene in mente solo il supercut di gameplay di Gian e Gabbo su Metal Gear 3. Abbiamo fatto una run intera di Metal Gear 3 sul canale di Gian Andrea. Merda. 5-6 anni fa almeno. È fantastico, fantastico. Tra l'altro era anche clippato abbastanza bene, era tagliato abbastanza bene. Avevamo fatto una serie di giochi, avevamo fatto questo, avevamo fatto Until Dawn, avevamo fatto un tot di giochi in cui facevamo versus, tipo c'era Soul Calibur, c'era Monkey Football di Ape Escape. Ci sta. Era una bella serie, era venuto fuori divertente. Until Dawn, coccolo, bastardi maledetti che non siete altro. Che vi odio. Perché oltretutto era andata un po' in vacca la situa, perché su Until Dawn la mia idea era quella di salvare tutti. Ok? Posta. E in realtà c'ero quasi riuscito. Ne avevo perso uno solo. E poi nel finale ho premuto il... sono scappato troppo presto e ho ammazzato il tipo dentro. Sì, esatto. Rumore di facepalm a distanza di chilometri. E questa mi sa che l'ha proposta lei, signor Loci. Si nota? Ma questa è tanta roba, È incazzatissima questa canzone. E se... allora, ti dico una cosa. Apri Google e cerca... Milia Rage, che è il nome del personaggio di questa canzone. Milia, cioè... Rage? Sì, Milia, okay, Rage. Ok. Cioè, è la sua è team music? Sì, ma tu per quella intro avresti mai associato questo personaggio a questa canzone? Direi proprio di no. Però è incredibile. Però veramente. Noi accettiamo comunque, noi approviamo. Ma l'ultimo Guilty Gear di che anno è? L'anno scorso. Ah, è super recente. Sì, sì. Giugno 2021. Ah, qui ci sono tutte le skin dei vari Guilty Gear. Mamma mia, bellissima sta canzone. Ma poi fitta bene il personaggio perché è molto veloce. E il personaggio è un personaggio estremamente veloce nel gioco. Ok, ok. Beh, fighissima la canzone. Molto bella, sì. Allora, la mettiamo in coda, ma la mettiamo sotto. E sì, perché oltretutto dopo i nostri pezzi c'erano ancora i pezzi di Gaia che sarebbe indicata di metterli in lista. Ma noi li mettiamo comunque. Mettiamo in coda e li mettiamo dopo i tuoi. Moltissimo. Fortissimi. E poi c'è l'altra, che di Killer Instinct. Oh yes. Ah, e tra l'altro Killer Instinct di che anno è? Killer Instinct è 2013, mi sembra. Ah, ok, ma è nuovo, ok. Non so perché, lo convinto fosse più vecchio. No, allora, Killer Instinct, l'ultimo capitolo è del 2013, ma Killer Instinct esiste dal Super Nintendo. Ah, ok! Ok. Sì. Uscito su Super Nintendo, su Nintendo 64 e poi su Xbox One. Killer Instinct 2013, sì. Madonna, che... questo è uno di quei bei picchiaduro cafonissimi. Killer Instinct è tipo... un gioco incredibile, cioè è infinitamente profondo quel gioco, ma non è detto tanto per dire, è proprio infinitamente profondo. Cioè uno potrebbe andare avanti tutta la vita a giocare a Killer Instinct e non avrebbe comunque visto tutto ciò che si può vedere del gioco. Ma dai, è incredibile.
Ma lo stanno continuando a pacciare? Lo seguono a livello di supporto? O l'hanno un po' lasciato a morire? No, purtroppo no. Credo che l'ultimo aggiornamento sia stato nel 2017, qualcosa del genere. Però ci sono rumor che dicono che stiano lavorando nel prossimo. Ok, figo, fighissimo. Si spera. Sì, sì, lo so, si era bloccato un attimo l'orci, ma perché avevo abbassato la finestra della webcam, quindi era un po' sparito. E allora sentiamolo sto pezzo di Killer Instinct. Vai. Facciamo un bel mandiamo avanti. Touch me, I'll break your face. Ok, va bene, scusa, non lo faccio. Ti lascio lì, parentesi. Ti lascio lì, non ti preoccupare. Parentesi, non so se hai presente Mick Gordon. Sì, certo che ho presente Mick Gordon. Perfetto. Alla chat, ragazzi, Mick Gordon è lo stesso che ha fatto la OST di Doom, l'ultimo Doom che è uscito. Doom 2016 e Doom 2020. È fuori di... E credo sia uno dei miei composer... Forse il mio... No, uno dei miei composer preferiti di videogiochi in assoluto. Ci sta. È un tamarro incredibile. E tanto è bravissimo. Uscito giusto un pezzo ieri. Non so se conosci Monuments. No. Ok, te lo mando su Discord. In collaborazione con Mick Gordon, un gruppo gente, bello capone. Ok. Beccati questo. Questo fa molto cabinato comunque. Sì. Il titolo di questa canzone sono io la mattina prima del caffè, dicono in chat. Onesto, onestissimo. Ti può stare. Guarda, ero veramente indeciso su quale canzone mandare di Killer Instinct, perché sono tutte belle. Ma idem per Guilty Gear. Okay, ho scelto proprio Guilty Gear e Killer Instinct come due picchiaduro, perché sono i due che hanno delle canzoni che sembrano prima delle canzoni e poi delle canzoni di videogioco. E sono veramente tutto l'album, sia di Killer Instinct che di Guilty Gear Strive, sono fuori di testa. Ascoltatevele tutte perché sono incredibili. Guilty Gear è molto più nelle mie corde come colonna sonora. E infatti, anche senza aver mai giocato il gioco, comunque la colonna sonora qualche pezzo l'ho sentito. Infatti, quello che hai proposto tu lo conoscevo già. Ci sta. Ma guarda, Killer Instinct, cioè, perché mi piace così tanto Mick Gordon? Perché tu ascolti questa canzone e dici, wow, ok, fa questa mezza elettronica pop, ok. Poi dopo ritorni a pensare che cos'è Doom. E poi dopo appunto ascolti anche le altre canzoni. Cioè, io ti dico che c'è una canzone di un personaggio di Killer Instinct che è... Allora, il personaggio è uno scheletro, okay? E lui, per fare la canzone... Spinal, si chiama. Per fare la canzone di Spinal è andato a recuperare un strumento musicale di una comunità indigena che è letteralmente un femore umano fatto flauto. Okay. E lui l'ha usato per fare la canzone di Spinal. Ok. È incredibile. Cioè, è in grado di colpire tanti generi diversi, perché questa qua è la più pop, tra virgolette, tra tutte quelle dell'album. Ok. Ma sai com'è, cioè, sai come può diventare Big Gordon. Certo, okay? Assolutamente. Quindi ti invito veramente ad ascoltarle tutte, perché non esiste una canzone dello stesso genere di quella precedente. Però vabbè, quello dà un'idea di quella che è la profondità della capacità di composizione. Sì, sì, sì. Cosa, assolutamente. E bene, allora a questo punto arriviamo agli ultimi due pezzi che tu non hai ancora, tu non hai lì, che sono Green Path della colonna sonora di Hollow Knight. Ok. Quindi se lo vuoi andare a sentire, io adesso l'ho fatto andare in live. Vado a recuperare un attimo. Aspetta, te lo condivido su Discord molto più rapido. Voilà. 1 e 2, condividi. Ho detto condividi. Copia il link al brano. Ctrl D. Ok. Eh.
Hollow Knight. Hollow Knight, davvero tanta, tanta, tanta roba. È uno di quei giochi in cui perdo la pazienza in fretta, ma torno sempre. Ci sta. Capisco. Soprattutto dopo la trama spiegata rapidamente da Gian Andrea durante la live del suo 30° compleanno. Avevo letto tipo un quote di qualcuno in chat da Saido, che adesso lo sta giocando, sì, tra l'altro, sì, proprio in questo momento, tra l'altro. Sì, può essere. E in chat avevano detto a un certo punto: esistono solo due tipi di persone, chi ha giocato Hollow Knight e dice che è il suo gioco preferito, e chi non ha giocato a Hollow Knight. E io faccio ancora parte della seconda. Però sto venendo cioè me lo dicono a destra e a sinistra di giocarlo, quindi okay. Questo è effettivamente tra quelli in altissimo che devo prima o poi recuperare. Sì, 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 assolutamente, anche perché anche Gian prima o poi ti punterà una pistola alla tempia e ti dirà: dai, te lo consiglio proprio come gioco. No, non avere nessuna pressione, eh? No, no, giocalo quando vuoi. Vai tranquillo, ma prima lo giochi più vivi. In amicizia. Esatto. E la mia relazione tossica mi fa sentire stupida, ma lo accetto perché lo amo. No, Gaia, no, non funziona così. Però ecco, Gaia, che sono i suoi pezzi questi ultimi due, abbiamo ancora la main theme di Breath of the Wild. Adoro un sacco. Allora, e qua sì che cadiamo nella unpopular opinion, ok? Ok. Breath of the Wild per me è il gioco Zelda, sì, che è più lontano da me. Ok, va bene. Non riesco proprio a farmelo piacere come gioco. In parte perché ho ingranato in testa questo concetto di gioco di Zelda che è estremamente diverso. Cioè, hai una cosa più schematica, no? Di dire: devi farti dungeon X, Y, Z, poi succede qualcosa, dungeon 1, 2, 3, boss finale, ciao. Che può essere il passaggio al Dark World, piuttosto che diventi grande su Ocarina of Time e cose di questo tipo. Che è una cosa che non c'è scritta da nessuna parte, ok? Cioè, non esiste una cosa che dice: questo non è uno Zelda. Cioè, lo Zelda è ciò che developer vogliono sviluppatore di Zelda. Esatto, no? Però questa formula di Breath of the Wild, per me, che soffro comunque anche di ADHD, è veramente invivibile come gioco. Ok. Perché io ho passato, e non sto scherzando, io ho 2 ore su Breath of the Wild. Le 2 ore che ho fatto sono stato letteralmente a guardare tutto ciò che c'era intorno al castello iniziale. È presente quando ci sono le rune della chiesetta? Sì. Al super inizio, praticamente. E io ho spento il gioco e ho detto: io a sto gioco non posso giocarlo, perché ci perderò minimo 400 ore per finirlo. Ok. E non riesco proprio a digerire un gioco di questo tipo, ma la colonna sonora di Breath of the Wild mi è presente quando ti tocca le stringhe giuste del cuore, no? Certo. Questo è fuori di testa la colonna sonora di questo gioco. È vero. Io ho trovato anche tutto il resto del gioco incredibile, però capisco il tuo punto di vista. Cioè, non mi sentirei proprio di dirti: no, ma guarda, dovresti proprio provarci. Perché se quello è il motivo per cui non l'hai giocato, allora sì, ha senso. Ha assolutamente senso. Come ha senso che abbiamo finito le canzoni di stasera. Ha senso. Ha senso come cosa. Dobbiamo decidere tra tutte le canzoni che abbiamo sentito 3 o 4 canzoni che verranno votate dalla chat. Ok. Di sicuro c'era quella splendida cover del Mi Channel della Wii. Quella, raga. Giusto, ci sta. La mettiamo. Poi, c'era qualcosa che ti ricordavi di... che ti è piaciuto parecchio? Allora, aspetta un secondo che mi riscrollo tutta la lista.
Ah, ragazzi, io devo mettere Devil Trigger, purtroppo va così. Andiamo con Devil Trigger, assolutamente. L'ospite ha scelto Devil Trigger. Perfetto. Sto facendo io il poll, ragazzi. Allora, devo anche fare qualche piccola modifica al nome della playlist, perché fa vomitare così, davvero. Non ho avuto tempo di modificare il nome della playlist, quindi adesso è ancora la mia playlist 20. Allora, control V, musica sonetto del 23, giusto, oggi 23 2022. Nerd. Ok, perfetto, la salviamo e adesso vi mettiamo il link. Copia link alla playlist e ve la mettiamo qua. Io non mi sono votato le mie canzoni, ragazzi. Io non mi sono votato le mie canzoni, assolutamente. Snake Eater meriterebbe di vincere questa sera, sì, assolutamente, senza alcun dubbio. Però mi sembra un po' una roba brutta, ecco, mettere... Merda, ma io ho 2000 punti. Beccati sto gnomo. Oh sì. Oh sì, qualcuno ha chiamato lo gnomo. Benissimo. E poi cos'altro mettiamo? Potremmo mettere... Allora, 23 marzo... Gli Offspring. Yai. Crazy Taxi 3 vince. Potremmo mettere Zelda's Lullaby di Ocarina of Time? Ci può stare, sì. Perché comunque un pezzo di Zelda bisogna metterlo stasera, con i videogiochi bisogna metterlo. Non Zelda, ma Zelda. Lullaby, ok. E poi vediamo un pochino se c'era qualcosa che ci aveva in... Oh, a me Love the Subhuman Self potrebbe tranquillamente finire nella lista. Io ve lo dico, E ci sta però One Winged Angel per rappresentare tutti i Final Fantasy. Esatto. Ci sta, sì. Angel. Signore e signori, metti contro il mio Pautel. Bravo. Andiamo con un bellissimo 3 minuti di votaggio. Non so neanche parlare, ragazzi. Partiamo da Zelda's Lullaby in sottofondo mentre parte il sondaggio, ragazzi. Assolutamente non bias il Zelda Lullaby. No. Puoi votare anche tu, ovviamente. Io ho già votato perché sono un cane. Guarda che combattuta, stasera è super combattuta. Molto. Sono 4 pezzoni. Sì, assolutamente. E sono, aspetta, 3 minuti. Sì, vabbè, a un certo punto cambierò. A un certo punto metterò anche il Mi Channel. E sono tutti pari. Basta di merda, dai, ragazzi. Dai su. Fate i seri. Andate a chiamare la gente su Discord e a dirgli: scusate, ragazzi, ci sarebbe da votare. Quindi andate. Non pullate la Thanos, per favore. Ok. Raga, io devo votare il canale Mi. Io devo votare. Posso usare il parere musicale per una canzone fuori tempo per oggi? No, cioè, per oggi, cioè, siamo alla votazione finale, mi spiace. Non se può fa. Ok, Living Earth. O Take Control, no, Take Control ci sta per quel momento, ma non mi fa pazzia. Però, guarda qua. Onesto. Mi Channel, Devil Trigger, Zelda's Lullaby, One Winged Angel. Stasera abbiamo abbattuto la regola dei classiconi, ok? L'abbiamo abbattuta. E io vorrei far notare che la canzone di Zelda è ultima in questo momento. Siete terribili, siete brutti e puzzolenti. Ok, e siete talmente brutti e puzzolenti che adesso andiamo a mettere Devil Trigger. Eccolo qua. Ce l'abbiamo. Beh, ultima, è comunque un 7776, eh. Siamo tutti lì, 714 21
21, 27. Ragazzi, io lo so che siete lì, che state col dubbio, che volete fare la votazione dell'ultimo secondo. Però se deve trigger, la devo andare un po' avanti, perché sennò non arriva il momento clou. Esatto. Vi ricordo che se c'è pareggio vince, no, vince la canzone che ha votato l'ospite, ma lo diciamo alla fine, lo diciamo alla fine che cosa ha votato l'ospite. Ok. Chiaramente per suspense, sì, perché dalla ghiacciata arrivano pure a fare queste cose qua. Vediamo un po', vediamo un po'. Ok. Sto per finire. E poi c'è One Winged Angel che, se non la conoscete, siete un po' dei... Oh, attenzione, Devil Trigger sale su 8. L'infamata. E vince Devil Trigger. Ha vinto Devil Trigger. Il musica sonetto l'ha vinto Devil Trigger. Chi è che ha messo Devil Trigger? Ah, l'ha messa Forever. Forever ha vinto. Ha vinto Forever. Forever ha vinto la sub. Let's go. Forever ha vinto la sub. Oh, con così pochi voti, ma in realtà... Ah, non è tua, non è di Forever. Tutti quanti ormai stanno dicendo bravo Forever, bravo Forever, ma veramente non l'ho messa. Bravo, io. Bravo, un grande. Fammi cercare un pochino. Devil. Trigger l'ha messa Blazing. Ah, invece l'ha messa Blazing. Va bene, allora Blazing ha vinto la sub. O la potrà regalare a chi vuole. Arrivati a mezzanotte 20, ragazzi, lasciamo andare il buon Loci a streamare. Yes. Benissimo. E lo raidiamo. E poi di riaprire Tekken, ragazzi. Esatto. Quindi, allora, sì, io qui vedo le tue transizioni di scena e webcam. E ci sta. Loci, grazie mille di essere venuto, di aver partecipato questa sera. Spero che tu ti sia divertito, noi ci siamo divertiti un sacco. E basta, se poi vorrai passare ad altre live, sappi che io sono qui per imparare i picchiaduro anche. Lo metti lo stesso il Mi Channel anche a sondaggio concluso, no? Ma certo, andiamo subito a mettere il Mi Channel. Dov'è che sei? Eccolo qua. Tra l'altro sarebbe stato un disastro, perché se fosse rimasto 7-7-6-7, io avevo votato Zelda Slullaby, quindi saremmo stati bloccati. Maledetta, sarebbe stato un impasse incredibile. Oddio. Allora, ok, attivo tutte le cose. Tu devi partire, devi staccare la webcam, vero? Per far partire la live. Ma ho fatto partire così diretto, sti cazzi. Ah, ok, quindi sei live adesso tu. Sono appena andato live, yes. Ah, fantastico. Allora, ragazzi, noi facciamo il raidone a Loci. Facciamo così, facciamo Loci underscore AF. Anche, no, se Loci AF sei su... Yes, underscore AF. Ah, perché forse non ti vede ancora come live. Ah, possibile, sì. Ho letteralmente fatto partire... 20 secondi fa. Quindi, esatto, ragazzi, noi vi abbiamo fatto lo shout out. Andate a lasciare il follow a Loci. Ecco, andate a lasciare il follow. Dove ti possono trovare, Loci? Su social, su qualunque di queste cose? Letteralmente ovunque. Sono su YouTube, sono su Twitch, sono su Instagram, sono su TikTok, sono su Twitter. Ovunque, sempre Loci underscore F. Ovunque. Sembra un ottimo modo di vedere, di promuoversi. Allora andiamo a vedere perché non mi fa vedere il buon Loci live, perché io qua lo vedo live con Tekken 7 aperto. Oh yes. Ecco, quindi evita di farmi girare i coglioni. Mannaggia cazzo. Vabbè, ragazzi, potremmo partire anche con Slash Ride volendo. Ah, è vero, vaffanculo. Andiamo, facciamo un bello Slash Ride. Channel lo facciamo come Loci underscore AF. Benissimo.
È lui. Certo che è lui. Nome utente non valido. Molto bene. Cioè, sta roba mi sta mandando davvero ai pazzi. Ma come è possibile? Ma porca di quella troia. Noci AF. Niente, non ti trova per nessun motivo al mondo. Questa roba mi sta davvero consumando la vita. Vabbè, ragazzi, facciamolo manualmente questo ride, per favore. Andate subito a lasciare il follow, perché sennò è la volta buona che vi... Esatto. Così. E niente, Akatsune è riuscito a farlo. Grazie mille, Akatsune. Garujan sta partecipando a un ride. È vero. È partito ma l'ha anche fermato. ho messo 10 secondi. Sì, magari 10 secondi sono un po' pochini. Aspetta, fammi provare a me. Nel frattempo c'è il buon Rapser già nella mia chat che dice quanto pathos questo. Small indie streamer, esatto. Ero mutato, cazzo. Eccolo, okay. Trovato. Ah, ce l'abbiamo, perfetto. Parte il ride, che bello. Ci siamo. Loci, grazie mille. Ragazzi, voi andate a dormire. Vi abbiamo lasciato col comando ride, quindi andiamo tutti quanti a raidare Loci e facciamo la buonanotte. Ciao a tutti. Me ne vado a dormire, ciao, che sono stanco. Addio! E ce l'abbiamo fatta a fare sto cazzo di ride.